Buonasera, ben ritrovati dopo la vittoria della Fiorentina al Franchi contro l'Udinese, grazie ai gol di Castrovilli e Bonaventura. Alle porte proprio la Fiorentina, c'è una partita ben più importante e decisiva per il cammino dei Viola in Conference League. Giovedì infatti la Fiorentina giocherà a Basilea in Svizzera per cercare di continuare il percorso nella competizione europea. E un'altra data cercata di rosso, certamente la finale di Coppa Italia. Tanti temi questa sera, parleremo anche però di Amrabat e in modo particolare. Ciao Gianmarco. Marco, buonasera. Ciao Erika, buonasera, buonasera a te. Ricordiamo intanto il Bologna che ha pareggiato con la Roma in serata 0-0, quindi Bologna rimane a meno due punti dalla Fiorentina a 47. Seguiremo anche Juventus Cremonese che sta iniziando in questo momento. Pensa Erika, dovesse vincere la Juventus, i bianconeri sarebbero la prima squadra a riuscire nella storia della Serie A a superare i 4.800 punti in Serie A. Tra l'altro attenzionato anche Dusan Vlahovic, dovesse segnare anche stasera, centrerebbe la prima tripletta in tre partite consecutive da quando è bianconero. Vogliamo vedere anche il sondaggio di oggi, Erika, dopo la vittoria di oggi della Fiorentina con l'Udinese. Questa è la domanda che vi proponiamo: la Fiorentina riuscirà a raggiungere la finale di Conference League e dunque riuscirà a ribaltare il risultato in Svizzera contro il Basilea dopo il 2-1 subito in rimonta al Franchi? Sentiamo allora sicuramente cosa pensate voi a casa e cosa pensano i nostri ospiti. Vado subito a salutare Roberto Galbiati, bentornato Roberto. Buonasera a tutti. Riuscirà la Fiorentina secondo te a raggiungere la finale in Conference? Non trai di inganno oggi 6-1 del Basilea fuori casa che ha perso oggi, perché credo che troveremo una bolgia e una squadra molto ben differente da quella che ha giocato oggi in campionato. Oggi le possibilità ci sono, però è dura. Oggi infatti Gianmarco c'è stato molto turnover tra il Basilea e la squadra avversaria. Tantissimo versaria. Turnover tra Basilea e San Gallo, tra l'altro Basilea che già perdeva 3-0 alla fine del primo tempo. Però non tragga in inganno, dice Galbiati, perché insomma il Basilea è focalizzato. Ma poi ha giocato anche in un sistema di gioco che non ha mai giocato, ha giocato con un 3-1-4-2. 3-1-4-2? Mai visto. È preparatissimo pura. Roberto, per la lavagna tattica di questa sera sarà incentrata proprio sulla partita di ritorno tra Fiorentina e Basilea, il ritorno della semifinale di Conference League. Un turnover abbondante quest'oggi da parte del Basilea, questo vuol dire che insomma i titolarissimi poi giocheranno contro la Fiorentina. Lo chiedo a Massimo Orlando, bentornato. Ciao Erika, ciao Gianmarco, buonasera a tutti. Giusto. Un turnover, visto che l'ultimo e unico obiettivo che rimane al Basilea è quello, e le cose per loro si sono messe bene, in campionato non hanno più nessuna possibilità, dunque la Conference diventa un grandissimo obiettivo, e devo dire che sono stati bravi nella partita d'andata a sfruttare gli errori della Fiorentina, dell'allenatore soprattutto, perché se tu vinci in queste partite qui devi avere anche un po' di esperienza, un po' di cose che magari sono mancate all'allenatore, ed è normale perché comunque è la sua prima semifinale a livello europeo. Se è una partita complicata tu vai in vantaggio, secondo me devi gestirla la partita, non devi andare sempre a mille per pensare di trovare il secondo gol, sempre il gioco bello, con intensità, che a certi livelli se poi tu sbagli vieni punita. Ecco, la Fiorentina secondo me ha peccato un po' di presunzione, soprattutto l'allenatore nella partita d'andata. Detto questo, ha tutte le qualità e possibilità di andare in Svizzera e vincere. Lo avete già visto, Gian Quadrato, Tommaso Loreto, direttore di Radio Firenze Viola. Buonasera, grazie dell'invito. Giro anche a te la domanda del nostro sondaggio: riuscirà la Fiorentina a raggiungere la finale di Conference secondo te? Beh, di sicuro è quel che ci auguriamo. Poi l'abbiamo probabilmente vissuta male, perché il gol al 90esimo, anzi oltre, è chiaro che fa male, anche perché poi sono d'accordissimo con la valutazione di Massimo, insomma volendo la potevi portare a casa anche con quel vantaggio che era minimo, però ti consentiva di andare in Svizzera e più o meno partire dall'1-0, non ci siamo riusciti, però ecco, poi
chiaramente delusione forte, però forse per quello sul momento l'abbiamo vissuta un po' tutti male. Questo Basilea è vero che a Firenze ha fatto una gara molto intelligente, però credo che questa Fiorentina nella sua miglior condizione anche mentale e fisica abbia tutto per ribaltarla, per trovare un gol e poi a quel punto ripartire da una situazione di parità. Fra l'altro oggi il turnover di Italiano ha funzionato, immagino che tanti titolari di giovedì siano rimasti fuori, quindi cerchiamo di stare un po' su col morale, perché tra venerdì e sabato un po' si è accusato questo gol al 92esimo. La sbagliata Italiano. Ma non è tutto perduto, la sbagliata Italiano la un po' è un po' sì. Okay. Io sono un grande sostenitore dell'allenatore, però francamente giovedì, giovedì si vedeva che poi col passare dei minuti eri un po' stanco e grandi occasioni non ne avevi, insomma forse. Allora devi gestirla, certo. Anche un cambio più conservativo, peraltro giovedì in aggravante i cambi sono arrivati dopo il gol dell'1-1, esatto. Forse si poteva intervenire prima. Ci ho detto, dico subito a sgombrare il campo da dubbi, secondo me siamo in finale di Coppa Italia, in semifinale di Conference grazie a Italiano, certo. Cioè non so con un altro allenatore se questa squadra arrivava a giocare 55 partite. Il tema Italiano legato all'andata di Conference League è stato un tema che in qualche modo ci avvicina anche poi quanto è successo in settimana con Terzic e Jovic, Gianmarco, che hanno ripostato, se vogliamo, insomma, qualcosa che riguardava proprio questa tematica, no? Gli errori di Italiano, e loro sembravano essere d'accordo. Però proprio quest'oggi Vincenzo Italiano è tornato a parlare anche di questi due giocatori, Terzic e Jovic. Allora, prima di mostrare il post, Gianmarco, vado a salutare anche l'intermediario di mercato, Michele Fratini. Ciao a tutti, buonasera a tutti, grazie. Questa sera. Grazie, buonasera. La tua opinione, Michele, per quanto riguarda il sondaggio, la Fiorentina ha tutte le carte in regola, insomma, per riuscire ad approdare in finale di Conference League, battere il Basilea, questo vuol dire ribaltare il risultato d'andata al Franchi? Tra l'altro, insomma, arrivato proprio nei minuti, insomma, finali, dopo una rimonta. La può battere. Tra l'altro il Basilea ha fatto una cosa incredibile. Ha annunciato il nuovo allenatore Timo Schulz, il tedesco, dopo la vittoria contro la Fiorentina. So che non naviga nemmeno bene Guardo Tommaso, perché loro sono più sui siti, dunque hanno l'informazione. Il presidente, l'ex calciatore, ha problemi economici, ha già detto 30 milioni di buco, dunque non potranno andare il prossimo anno a fare la Coppa Europea. Dunque la Fiorentina non solo, oggi ha ritrovato la vittoria, come? Ora poi si dirà come. Ha ritrovato la vittoria, io penso la Fiorentina possa andare col proprio pubblico là a giocarsela, perché Basilea sulla carta è fattibile, scusate, fattibilissima. La Fiorentina ha vantaggio a Firenze, poi si può dire, no? Per delle incertezze, ora guardo un difensore, fatto anche il centrocampista, soprattutto il centrocampista, poi il difensore, quarta non può fare quegli errori. Scusate se parlo su di lui, ma tutte le volte c'è in campo lui, non sono polemico, c'è qualche sbavatura troppo grossa. Dunque, secondo me, ecco la difesa ideale, Igor Milenkovic. Detto questo, prego. Grazie. Conduce Fratini, io ti lascerei condurre a Fratini stasera. Michele, alzati in piedi. No. Comunque, Massimo, stiamo parlando poi di fatto della sfida contro il Basilea, perché non c'è molto da dire della partita di quest'oggi tra Fiorentina e Udinese, una partita a senso unico. Comunque andiamo a vedere i top e i flop, prima anche di continuare a parlare di questa tematica, perché anche nei flop noi abbiamo inserito Terzic e Jovic proprio per quanto è successo in settimana. Questa partita però che cosa ci racconta? Massimo. Quella di oggi? Sì. Quella di oggi ti racconta di una partita di fine campionato dove non ci sono obiettivi, stimoli. L'Udinese è venuta qui per giocarsi la sua partita senza nessun tipo di fisicità, di voglia di vincere la partita. Dunque la Fiorentina, che ha più qualità rispetto all'Udinese, poi alla fine l'ha portata a casa la vittoria. Ma bene, ci sta. In questo momento, comunque, anche a tre giornate dalla fine, per il morale, per il pubblico, per tutto quello che sappiamo che gira nel mondo fiorentina, è importante. Una sconfitta avrebbe comunque creato non ti dico una polemica, ma molto vicina. Dunque va benissimo. Per quanto riguarda Jovic
e Terzic, devo dire, se mi possono passare questo termine, due idioti. Sì. La tocca piano, Massimo. No, ma non è che la tocco piano, ma la tocco giusta, perché Terzic sta seguendo Jovic, che Jovic non gliene frega niente. Parliamoci chiaro. E Terzic è un ragazzo giovane che comunque deve costruirsi la carriera, è amico di Jovic e invece di usare il cervello si allinea con Jovic e fa questa uscita che sicuramente, se io fossi la società, sarei intervenuto con un cartellino rosso. Non l'avrei fatto giocare oggi, perché quella è mancanza di rispetto. Poi dopo tu mi dici, vai testa a testa, ai miei tempi, ti ripeto, se andava, io non ho mai litigato, però andavo, perché non gioco, perché non mi fai giocare? Qual è il problema? Cioè, cercavi di capire, no? Trovare la soluzione. Oggi ci sono i social, Jovic non gliene frega più niente, perché si vede che ha mollato, perché dal mio punto di vista ha mollato. Gli abbiamo dato 1 miliardo di chance, negli anni 90 sarebbe stato rincorso, ma lasciamo stare che per fortuna è cambiato il modo di tifare anche da parte dei tifosi. E Terzic, cioè, cosa fa? Va ad allinearsi a Jovic, che è la persona secondo me che meno dovrebbe frequentare in questo momento, se vuole restare a Fiorentina. Se vuole andare via, un altro discorso. Cioè, attacco frontale c'è stato, Tommaso, nei confronti dell'italiano il giorno dopo. Ma guarda, comunque è una vicenda, poi dopo li vediamo come si è conclusa, sì. Però ecco, una vicenda non divertente, perché comunque la si guardi, secondo me esce dalla logica del gruppo che ha tirato in ballo italiano, perché poi oggi ha parlato di un gregge dal quale ogni tanto qualche pecora scappa, come a dire, dalle logiche del gruppo ogni tanto si scappa. La trovo grave, ma qui poi lascio spazio a chi gli spogliatoi, quelli veri, li ha vissuti. La trovo grave anche perché arriva dopo la sconfitta, quando in realtà semmai, se vuoi lanciare un messaggio, puoi lanciare di gruppo, di squadra, di voglia di andare a prendersi tutti insieme una rivincita. Dopodiché, col massimo rispetto per gli uomini, sono anche dei ragazzi straabituati a stare sui social, quindi non posso pensare che ci fosse anche, come dire, la leggerezza di non aver visto quello che ripostavano. Ora, a me vengono già le bolle a usare questi termini, no? Però cioè, ce l'abbiamo tutti i social, quindi si sa come funzionano. Allora, che tu, come dire, scelga di condividere un'immagine senza accorgerti che sotto c'è scritto che italiano ha sbagliato tutto, boh, non lo so, nel 2023 con ultra ventenni professionisti, però mi viene da ridere. Non lo so, fatto sta che poi comunque qualcosa è successo. Oggi non hanno giocato, probabilmente Terzic è stato messo perché Biraghi aveva bisogno di fiato, se no non giocava, però il fatto che in qualche domanda italiano abbia anche evitato di rispondere e ci dice che nello spogliatoio la cosa non è passata inosservata. Beh, una presa comunque di posizione così evidente, certamente credo sia certamente una mancanza di rispetto assoluta nei confronti del proprio allenatore e della società. Voglio sapere anche cosa ne pensano Roberto e Michele. Andiamo prima però a vedere le parole di Vincenzo Italiano sull'argomento, perché ha risposto in conferenza stampa dopo la partita, la vittoria contro l'Udinese, a una domanda che chiedeva proprio di questo: quando ti bussano in ufficio chiedendo scusa, mortificati per quello che è successo, non puoi che perdonarli. Jovic e Terzic sanno di aver mancato di rispetto a tutti, ma si sono pentiti e il caso è chiuso. In questi 20 giorni dobbiamo stare tutti uniti. È un caso chiuso, quindi, Roberto? Ma secondo me è stata gestita malissimo questa situazione, perché allora io sono d'accordo che hanno sbagliato, sono d'accordo che quando ti vengono a bussare alla porta li devi perdonare, però mi devi far capire anche sotto altri aspetti che hanno sbagliato. Così sembra tutto all'acqua di rosa e non va bene, secondo me. Allora, qui ci sono due cose: o li multi e poi, siccome ne hai bisogno, li metti a disposizione per la partita di oggi. Perché è un controsenso mettere Terzic per far riposare Biraghi. Allora, se ti serve per far riposare Biraghi, lo fa giocare dall'inizio Terzic. Poi un'altra cosa, Terzic è stato fatto entrare nel secondo tempo, Jovic non è fatto mai entrare neanche un minuto. Allora, qui si vuole dare la colpa solo a Jovic e niente a Terzic, perciò è un po' di confusione. Io credo che forse la società e lo stesso allenatore
abbiano un po' di confusione in testa. Io credo che devono essere multati o ed essere messi a disposizione della partita di oggi, o se no dire: signori miei, voi state fuori oggi e state fuori per 10 giorni. Ora si farebbe capire meglio la situazione. Qui secondo me non si capisce bene. Va bene, ti vengono a bussare, gli dai scusa, arrivederci e grazie. Non credo che si faccia così. 10 giorni che di fatto però sono i 10 giorni più importanti. Allora gli dai una bella multa, gli dai una bella multa e li metti a disposizione di oggi. Però dimostri alla società, alla città, ai tifosi e allo spogliatoio che li hai puniti perché hanno sbagliato. Comunque, multa, non multa, scuse, non scuse, cioè il rischio, chiamo in causa anche insomma chi le dinamiche di spogliatoio le ha vissute, che degli strascichi anche inconsapevoli, inconsci rimangano, perché comunque due giocatori che nella fase più importante della stagione, bene o male, attaccano frontalmente l'allenatore, cioè credo che sia una mancanza di rispetto nei confronti dei compagni e dell'allenatore, cioè quindi scuse e non scuse, ufficializzate o meno, accettate o meno, sì. Episodio. No, ho capito quello che vuoi dire, però io, sai, ho giocato con tanti giocatori o ne ho conosciuti tanti che arrivano da quell'area geografica, sono molto particolari, molto. Sono dei talenti clamorosi e con delle teste molto particolari. Io credo che in questo caso sia Terzic che va dietro a Jovic, ma non perché voglio dar la colpa a uno e discolpare un altro. Beh, però il problema qual è? Se in spogliatoio Jovic, caso, bisogna vedere, la testa per pensare, no, non c'è, cioè, dubbio, quindi... però il problema è se in spogliatoio Terzic, poi dopo quello che ha detto sui social lo dimostra anche in spogliatoio, cioè che fa lo strafotente, che si mette a ridere, che non gliene frega nulla. Queste sono le cose che possono dar noia. Se è entrato in spogliatoio e parlo da ex giocatore e ha detto chiedo scusa a tutti voi e all'allenatore, e allora lì il discorso si chiude. Però conoscendo un po' quel tipo di testa, parlo dei giocatori ex Jugoslavia, è difficile che chiedano scusa perché sono molto particolari. Chi avevi i compagni? Ah, o Boban, Savicevic, però ne ho conosciuti dopo, tanti. Dopo una presa di posizione pubblica forse servirebbero delle scuse pubbliche anche. Sono arrivate? Sì, sono arrivate, mi sembra. Poi è chiaro che se, io credo quelle siano... magari, ecco, quelle poi... Possono, allora, io posso capire tutto. Anch'io quando non giocavo e Ranieri me ne combinava di tutti i colori, parlavo con Michele che era il mio compagno e potevo dire le peggiori cose, non c'erano i social. Io dico, dunque, li posso anche capire i ragazzi di oggi, però i social, dopo un millesimo di secondo, è tutto social, scusa il gioco di parole. Vabbè, diventa virale, no? Beh, come sì, si vuol dire. Sì, in un momento di sconfitta... E tu vai ad alimentare delle polemiche assurde. Dunque, o tu subito chiedi scusa e lo fai davanti ai compagni, all'allenatore e a Barone, che penso sia intervenuto. L'ha fatto. Ecco, appunto. Se no io personalmente un mese dalla fine di tutta la stagione gli direi: sai che non ho più bisogno. Però è difficile anche imporre un silenzio stampa quando esistono i social, cioè nel senso spesso si rischia anche di violare la corrispondenza. Sì, però, cioè, Michi, però, scusa, però ognuno Michi, deve prendere Michi, le responsabilità di quello che scrive social. Michi, io sono con te, Massimo, già, no, ti, scusami, però, ti per, guarda, solo allora, io ho avuto allenatori nell'ultimo mio periodo, stavano iniziando, dove mi dicevano: me ne frega niente, social non social, 10 milioni di multa. Ma giù 10 milioni, anche... ora sono 10.000 euro e io farei la stessa cosa. Ma è giusto, perché a fine partita non devi parlare, parla della tua moglie, dico, della tua fidanzata, questo, della tua amante, questo è giusto, ma ricorda, e non parlare dello spogliatoio. A parte l'area geografica come citavi te, Massimo, Gollini è andato via a Firenze, ha fatto la conferenza stampa a Napoli parlando malissimo della Fiorentina, sì. Cioè, allora dico, tutto il mondo potrebbe divenire paese, te sicuramente per esperienza di me
di Tommy. Ora, poi due, ognuno, siete Michele, grandi. Ognuno ha il suo parere, ognuno però il suo parere. Siano comunque situazioni diverse. Se, perché sì, adesso parliamo, però, insomma, di due Cipollini giocatori, non ha fatto una bella figura. Però adesso parliamo di due Napoli giocatori che durante la stagione, parla male nel della più importante della stagione, insomma, detto questo, hanno un atteggiamento sul del genere. Oggi l'ha messo, a mio avviso, perché il signor Biraghi è stato sanzionato una munizione e rischiava l'espulsione. L'ha tolto per quello italiano a Biraghi. È stato costretto a fare il cambio con Terzi, se no non lo levava, a mio avviso. L'ha munito Biraghi, posso dire, se raccoglierei su Festì, l'ha fatto due volte, io ho avuto la sensazione se raccoglierei l'abbia messo perché doveva, parliamolo per volta, lo metteva. Bravo. Tommaso, perdonami, non ho capito. No, anch'io ho avuto la sensazione che abbia messo Terzic perché doveva, perché se no non lo metteva. Mi facevi pensare a Gollini, cioè il punto in comune tra Gollini e Jovic è che però il campo ha sempre parlato un'altra lingua, perché Gollini ha detto a Firenze mi hanno preso in giro, sì. Diciamo che tanti tifosi, soprattutto quelli che erano a Istanbul, si sono sentiti presi in giro dalle sue uscite. Tommy, perché però poi sul campo l'errore di Gollini è stato riprenderlo. Era preso allo spalle, al di là di questo, portato a Firenze a 14 anni, a 16 va al Manchester United. Problema grave è che facciamo Jovic, e lo ricompro un'altra volta. Allora, noi in quest'anno di Jovic si è parlato solo per storie fuori dal campo. Sì, sì. Anche troppo. È arrivato, cioè, non voglio fare 30 più. Gol. E ti ha detto bene, se ne fa già la metà, si fa salti di gioia. Non mi risulta che ne abbia fatti 15 in tutto. Poi è andato la prima convocazione nazionale, Firenze un trampolino di lancio, spero di andare poi in una big. Sì. Poi c'è stata la partita dove non voleva entrare, non si è capito bene, stava male, non stava male, si è rifiutato di entrare. Poi la squadra è andata in Turchia, a Sivas, trasferta complicata, lui aveva un impegno inderogabile, faccio la battuta, non c'era. Poi sbaglia il rigore contro la Juventus, sbaglia il rigore contro la Juve, quello va bene, fa due gol di fila, ora sarà stata la sua esultanza, no. Però era un'esultanza e tutti muti. Cioè, figlio mio, sì. Alla fine poi è chiaro che la piazza, con la piazza il feeling non si crea, e poi se l'allenatore ti fa giocare poco è perché... c'hai un concorrente che corre il triplo, poi il Roberto, volevi intervenire? Sì, io volevo intervenire perché secondo me quella della storia del fatto di aver giocato, fatto giocare oggi Terzic, se tu sei coerente nelle tue decisioni, non lo fai neanche giocare oggi, sposti i venuti a sinistra e fai giocare Dodò. Può darsi. Perché no, sennò, scusate però, i terzini, o sei Zambrotto o Maldini, perché i terzini appena invertito non si possono vedere, Roby, scusa. Terzic quando mette a destra... Quando ha fatto giocare Terzic no, a si destra... Vedere, ma no, io no, invece... Però il dubbio è lecito. Io lo criticavo invece. Il dubbio è lecito perché Jovic lo mette sempre negli ultimi 10 già minuti. Sono un po'... Stasera, no, io, oggi non l'ha messo al sì, posto di Kouamé, gli ha fatto fare 90 invertiti. Minuti. Anche no, no, ma non capito. Anche no, no, ma aspetta, non l'hai capito. Io no, ti dico no, solamente io ho capito. Che se tu devi ti essere ben coerente espresso, però nelle dico... tue decisioni, no, no. Tu non devi farò giocare neanche te. Scusami Roberto, va bene tutto, però basta per invertiti. Tanto dalla maglia a Coverciano insegna a giocare semplice. Per invertiti è possibile che un destro e gioca a sinistra, un esterno anche ma alto. Non hai capito? Sì, non ti sei ben espresso, forse. E allora, ho capito perfettamente. E allora non è allora, non si può diventare qualcosa sul personale. No, ricordo un po' le io ho fatto questo esempio perché secondo me non doveva giocare nemmeno Terzi. Ora, siccome c'è solamente Venuti e Dodò. Ora puoi giocare Venuti a sinistra. Roberto, per ne fa una questione lì, di punizione vista sì, la situazione. Però, allora, prima di andare so in pubblicità, non può giocare, siamo in ritardo, sì. Facciamo vedere ma Gianmarco per cortesia i due post, così capiamo anche bene, ricostruiamo bene la vicenda. Ma li vuoi vedere ora o li vogliamo vedere dopo la pubblicità? Che eccoci. Così. Li vogliamo chiedo vedere scusa, dopo la pubblicità. Ma ho visto un Pogba. Attenzione, che succede? No, vedo che scusate, lo so che interessa al giusto, però un Pogba che si è messo le mani. Allora, guarda Pogba. Lo raccontiamo dopo la pubblicità, tra poco. Guarda, fa anche rima. Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce.
E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale. Attenzione alle truffe. Publiacqua non entra in casa tua. Campagna di sensibilizzazione promossa da Publiacqua. Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. Qui alla Carini costruiamo porte da garage vicine alle tue esigenze. Dai nostri tecnici avrai i giusti consigli. Dalle nostre officine le migliori tecnologie. Ed i nostri montatori penseranno a tutto con la formula chiave in mano. Felici di essere in Toscana, felici di raggiungervi tutti ovunque voi siate. Le nostre porte da garage, belle, sicure e garantite 10 anni. Carini, stabilimenti e showroom a Monte San Savino, Arezzo. Fede, pronta a mettere la pettorina a quattro cani in tempi record? Prontissima. Via. Cobra, vieni. Vinci come me le sfide di ogni giorno con Sustainium Plus e la sua formula specifica a base di vitamine e complesso di amminoacidi. Sustainium Plus, dai energia alla tua energia. E dopo i 50 anni, Sustainium Plus 50 più con Actiful e Menarini. Scusate, c'ho un problema personale, mi ha chiamato il parrucchiere mio, può querelare, ti fa girare messaggi dicendo che il mio parrucchiere ha dei problemi con i capelli. Dottor Cecchi, no. Sono quello dei capelli, la considero un grande personaggio in una compagnia che non è da meno. La saluto con molta simpatia. Marco Veri, da Siena. Io ringrazio, ma non sono il problema, il parrucchiere può querelare. Buona avventura, Patentino! Fiorentina proprio al suo vincente, è partita in ghiacciaia. Come ci immaginiamo la partita di Basilea giovedì? Io vorrei una gara come oggi, una gara attenta, nel quale la Fiorentina rischia poco, non lascia spazio all'Udinese Basilea e davanti magari si mette qualche cattiveria in più, qualche concretezza in più, ma oggi se la partita ci deve dire qualcosa ci dice che questa Fiorentina farà Fiorentina. Ha ritrovato un po' il sorriso questa squadra. Sì, e la vittoria di solito è un pompare felicità in un ambiente che ne ha bisogno.
Così i nostri highlights e reazioni con lo studio partita condotto da Giacomo Guerrini, studio Roberto Calbiati, Stefano Cecchi, Vittoria Orlando e Sauro Fattori. La voce invece per la telecronaca quest'oggi di Stefano Chini. Ripartiamo da, da dove eravamo rimasti, ovvero i post. Chiudiamo la questione, tema dunque Jovic e Terzic che ripostano, condividono sui social network un post, un pensiero, insomma sicuramente non di complimenti nei confronti dell'operato di Vincenzo Italiano in occasione della partita d'andata tra Fiorentina e Basilea, e poi anche però le parole di scuse. Gianmarco, qual era stata la pietra dello scandalo? Eccolo il post che era stato pubblicato da una fan page di Jovic, tal Team Jovic 7, e che Luka Jovic, voi che vi intendete di social network, vero Massimo? Voi aveva chi? Tu, no, no, aveva no, ripostato, no, cosa fai? Tu non l'ho mai fatto, mai. Mai. Galbiati sì, ritweet. Solo che se poi mi, per chi non manda, è troppo abituato manda, ai social network, farei solo per Belen. Vuol dire condividere sulle proprie pagine. Cioè, se io dico sì, Massimo Orlando mi sta antipatico, faccio un post e tu lo ricondividi, significa che tu, anche a te sta antipatico, ma si suppone che anche a te stia antipatico Massimo Orlando. Vabbè. Allora, cosa c'era scritto in questo post? Accadesse, sì. Tactical disaster class by Italiano. Disastro totale di Italiano, che avrebbe dovuto mantenere gli stessi 11 della partita del Napoli, specialmente Luka Jovic e Terzic. Vabbè. E poi la questo potrebbe essere un amico di Jovic, un'amica di è Jovic. È un amico di Jovic. Sì, infatti. Il problema qual è? Che tutti noi, anch'io quando giocavo, e ripeto, tu mi dirai perché torni sempre su Ranieri? Perché ho avuto problemi con Ranieri. Ma per rendere un pochettino l'idea come funziona, no? Le infamate arrivavano. Oggigiorno ci sono i social, non te le puoi permettere. Le devi fare in camera col tuo compagno senza postare nulla, perché oggigiorno se tu posti vai dalla parte della ragione, passi dalla parte del torto. Ed ecco le dicevamo scuse. Che esatto, in un caso del genere ci si aspetterebbe almeno delle scuse pubbliche, che sono arrivate. Sì, e quindi nella giornata di venerdì Jovic ha postato in questo caso una storia Instagram dicendo: desidero esprimere le mie scuse al mister, ai miei compagni, alla società per quanto pubblicato nella serata di ieri. Io avevo fatto solo la foto, è stato un mio errore, non era mia intenzione sminuire il lavoro del mister. Ho chiesto scusa a tutti, tra l'altro oggi prima della partita, Erika, quindi così chiudiamo il caso. Anche Barone ha detto Jovic e Terzic. Scuse arrivate, storia chiusa, quella di Jovic e Terzic, entrambi i giocatori si sono scusati in pubblico e nello spogliatoio. E siamo sul sito qui di Firenze Viola. Torniamo un attimo sui top e flop, tra poco però parliamo in modo approfondito di Amrabat, perché abbiamo un'indiscrezione da darvi riguardo il futuro di Amrabat. Prima concludiamo i top e flop. Allora, questa sera tra i top Castrovilli, dopo anche il gol, insomma il primo gol della Fiorentina, non abbiamo inserito Bonaventura semplicemente perché poi adesso è squalificato praticamente e quindi salterà la prossima in campionato. Sì, ma quindi va, diciamo più va o bene meno così. E allora non abbiamo inserito. Va bene, perché ci serve nelle coppe. Sì, il campionato non serve più niente, Erika. Campionato. Vabbè, però poteva, cioè, poteva essere evitato forse. Però il campionato, si è capito, il campionato non ha più senso che è ora. Successo, è tutto a fine partita, stava andando che verso gli spogliatoi, boh, forse qualche parola di troppo e alla fine c'è finito di mezzo Bonaventura e Becao però per l'Udinese o Pereira, perché poi la Lega non era chiara nello specificare, ma è un espulso per parte. Brecalo vicinissimo al gol, Roberto, ti è piaciuto? Sì, a fasi alterne, non è stato continuo, ha giocato bene per un po', poi si è un po' addormentato, si vede che ha bisogno di continuità di gioco, non è ancora il Brecalo, buon giocatore, ha delle ottime qualità, però non è ancora al 100%. Tra i flop invece, oltre a Terzic e Jovic, che vedete in altro colore perché sono valutazioni che riguardano la settimana e non la partita di quest'oggi, abbiamo inserito Nico Gonzalez. Ci aspettavamo di più forse da questo giocatore nella partita di oggi, Michele? Ma io sinceramente, se pensiamo che è il giocatore come Mancini, non si può c'ho mai, guardo Massimo, che ha più qualità, è stato pagato 28 milioni d'euro, mi aspettavo da tempo qualcosa di superiore.
E poi continua a dire anche a microfoni spenti, lo mettono a destra, fa all'esterno, tutte le volte deve andare verso il centro, non salta mai l'uomo nella parte destra, appena invertito. Io, e poi l'ho visto ultimamente invece migliorare quando andava a fare tra i tre dietro la punta, faceva stava sulla dei quarti, lì rendeva bene, spaziava tutto campo, lo vedevo meglio. Ma lì sinceramente a destra per invertito basta. Questo esperimento l'ha già fatto, sono 2 anni che è qua, non ha fatto nemmeno mondiale, dunque si sperava di trovarlo in condizione. Ha deciso con qualche rigore anche qualche partita, però non basta, non è bastante. A mio avviso, a parte i flop, un giocatore rinato è Duncan. Ecco, volevo dire, Duncan è veramente... Prima dicevano fa legna, concordo, si fa legna, ma concordo. È... Duncan che abbiamo inserito grande, grandissimo, perché oggi. Anche oggi ha preso quel palo da fuori area, tanta personalità, ci vuole coraggio per andare a tirare fuori area in quella maniera. E poi tanta quantità, recupera palloni, secondo me Duncan... È abbastanza inspiegabile come lo abbia fatto da parte senza più... prenderlo in considerazione, perché comunque sono quei giocatori che ti danno, che non ti creano mai problemi, che sono sempre pronti. Onestamente capisco che c'è stato un filotto di risultati che con Mandragora, con Rabat e col trequartista, però metterlo così da parte, un giocatore fondamentale come Duncan, che in qualsiasi momento che tu lo metti o lo chiami si fa trovare pronto, dunque bene. Si merita i top. E intanto stiamo vedendo le pagelle di Roberto Galbiati. Voto l'allenatore oggi? 6. Perché questa espressione? Perché a me non è piaciuto tantissimo oggi. Che da casa non hanno visto, però noi sì. No, vabbè, ho detto anche oggi. Per me oggi italiano aveva fatto bene il turnover, però a quel punto lì, ripeto, oggi anche col fatto di avere Biraghi così io avrei fatto giocare terzi, gli avrei dato la multa però l'avrei fatto giocare per il caso terzi, cioè. Non solamente per il caso terzi, perché ad esempio anche nel secondo tempo, allora a quel punto lì, come ha forse accennato qualcuno prima, a parità tanto l'Udinese non avrebbe mai pareggiato, forse solamente per quel piccolo errore di Cerofolini quando ha preso il palo. A quel punto lì fai giocare gli 11 fino alla fine e quelli che dovresti sperare che tu li facessi giocare giovedì, non li fa giocare nemmeno un minuto. Non è che abbiamo bisogno di giocare 20 minuti per giovedì. È che secondo me non l'ha gestita benissimo. Poi dopo non si può dargli l'insufficienza quando un allenatore vince una partita. Però nell'insieme... Partita, voglio dire, comunque dominata da parte della Fiorentina, quindi è anche difficile in realtà trovare dei flop dopo una partita del genere, però abbiamo questo. Perché no? I flop ci sono stati. La sufficienza... Però, uno come Icone oggi è un flop. Icone l'avresti inserito nei flop? Accidenti, io gli ho dato 5,5. Il tuo voto è più basso? Sì, oggi di Icone, Gonzalez, però qualcosina ha fatto, povero Icone. Secondo me oggi non Icone, guarda, no, io sono un ipercritico su Icone, quindi metto le mani avanti. Però oggi aveva dato una gran palla a Brecalo sul palo. In quell'occasione era stato importante nell'azione. L'azione, quella che poi Kouame è in fuorigioco e viene steso e fa gol Barak, lì dà una bella imbucata ai Konè. Dopodiché può darsi benissimo che dal mio punto di vista, abituati a un livello ai noi abbastanza bassino, se tanto c'è qualcosina in più, grande partita di Konè. Mi sembra un pochino in calando. Questo è indubbio, però ecco, rispetto ad altre volte un po' è più. È difficile giudicare un calciatore che non, a parte con me che l'ha fatte, che non fa quasi mai, grazie al turnover o per colpa i 90 minuti. Come si fa a giudicare? Però guarda, lui invece no, no, ma è dico in generale, no. Più, Si guarda sempre la tenuta da gara nel calcio, si guarda anche quella. Un giocatore regge 90 minuti, ma qui è tutto un porto di mare che a me piace perché poi alla fine vai a valorizzare la rosa. Però la Fiorentina, e mi rallaccio sempre a Massimo, do ragione a Massimo, la Fiorentina oggi è stata anche, fortunata perché l'Udinese, non ci dimentichiamo che ha giocato con 2005, secondo tempo, pronti via Vivaldo Semedo, buon attaccante 2005 portoghese, in prestito all'Udinese per l'appunto. E poi con questo Pafundi,
e conosciamo 2006. Tutti 2006, un anno in meno che è già nel giro comunque della nazionale. Sì, Erika, però anche ti fa capire che questa è un'eresia. No, però dico, no, vabbè. Però ti fa capire, sì, vabbè. Ti fa capire, sia un'eresia, ma anche una cosa. Sì, che se becchi il Torino oggi quello ti volevo dire. È una partita impegnativa. Quello volevo dire. Poi oggi dobbiamo anche ringraziare. Infatti io non la giudico la Fiorentina di oggi, perché io giudico l'allenatore per la partita con il Basilea. Allora, contro il Basilea, secondo me ha peccato di inesperienza. Perché? E adesso aspetti giovedì per capire. Perché tutti abbiamo detto che lui è bravo. Qual è lo scenario? Perché se la Fiorentina ha raggiunto questi livelli per merito suo, però in quella partita ha dimostrato di essere inesperto, di essere un po' presuntuoso e di non capire le situazioni, perché già la Fiorentina aveva delle difficoltà prima di farlo 1-0. Aveva preso un gol che poi era stato annullato. Comunque loro erano messi bene in campo. Ci sono delle partite che non devi dominare, le devi portare a casa così come sono. Hai fatto l'1-0, bene, mi accontento. Anche se la gente non è contenta perché magari non faccio un calcio spumeggiante, porto a casa l'1-0. Ecco perché io critico l'allenatore. Non per oggi. Oggi è una partita che potevi anche perdere. Che poi dal mio punto di vista. Oggi abbiamo vinto perché se non ci fa il passaggio al gol, beccalo, quando mai facciamo gol. Ma loro hanno giocato Nestor Roschi davanti, che è 70 anni che non gioca, dai, non sta in piedi. Cioè l'Udinese oggi te l'ha messa la vittoria su un piatto d'argento, cioè non hanno fatto niente per evitare. Le ho giocate anch'io queste partite, sono partite dove tu hai qualcosina in più e gli altri vengono che ormai non hanno più obiettivi e tu la porti a casa. È normale che sia così, ma io il campionato non lo voglio più. Lo so che siamo qua a analizzare anche quello. Ormai però ci rimangono le coppe, siamo sinceri. Ma lo stesso italiano parla soprattutto delle coppe nel post partita. Allora torniamo alle parole dell'allenatore della Fiorentina. E Gianmarco, chiedo anche insomma il tuo contributo, perché raccontiamo bene che cosa è accaduto. È stata posta una domanda a Vincenzo Italiano partendo dal fatto che comunque la Fiorentina avesse sentito l'affetto di Firenze sul finale della partita. Come ha risposto Vincenzo Italiano? Ecco come ha risposto, se le mie diottrie mi aiutano. Domanda, eccolo, se non sbaglio, è di Giovanni Sardelli. Giovanni Sardelli dice: ma lei ha sentito, a testuali parole di Giovanni Sardelli, il sostegno di Firenze, di tutta Firenze? E lui, un po' indispettito, ha risposto: tutta Firenze? Non me ne sono accorto. Non rideva, non era ironico, era proprio indispettito. Non ride mai, ma che mi viene a dire? Non dice ride mai. Massimo Orlando. Eh no, te lo dico, sì, lo dico anche in faccia. No, questa non è una curva che mi rimarrà sempre nel cuore. A fine partita, ricordiamo, bella scena, quella dei giocatori della Fiorentina caricati dalla curva. È una curva che aiuta a vincere le partite. Ai tifosi della Fiesole dico che andremo a Basilea a dare tutto per renderli orgogliosi di questa squadra. Ma però a chi si riferiva? Esatto. Non so, tutta Firenze no, dice Tommaso Loreto, a chi si riferisce? No, poi sempre pieno. L'altro poi è intervenuto Duccio Mazzoni che ha chiesto se possibile un chiarimento e lui non ha voluto entrare troppo nel merito, però ha fatto intendere, insomma, è come se non ci fosse tutta una compattezza anche di giudizi nei suoi confronti. Ma giornalisti, quindi? Ragazzi, no, io l'idea che mi sono fatto e che ho sentito anche un po' circolava in sala stampa è che, se ricorderete, Italiano non è nuovo anche a qualche confronto con i tifosi lì dietro in tribuna. Fra l'altro, in un dopo partita, non ricordo di quale partita, fu lui stesso a raccontare di aver avuto un dialogo fitto con qualche tifoso alle sue spalle. Allora l'idea che mi sono fatto io è che, conoscendo anche i fiorentini, giovedì sera sull'1-1, sul 2-1, qualcuno gliel'abbia detto, come si dicono le cose allo stadio, che ci si poteva coprire di più. Dire quello che vuole. Però forse se magari c'è un aspetto sul quale il mister può lavorare è una certa difficoltà magari nell'accettare qualche critica, ma ripeto, l'ho percepita non della stampa, ma dello stadio, dell'ambiente, visto che non è nuovo a questi confronti. Questa emozione con, Orlando, con i tifosi. Questa emozione Orlando, che a Firenze di questo, si Tommaso, potrebbero essere proprio le parole, perché ai tifosi della Fiesole dico, quindi proprio indirizzato ai tifosi della Fiesole, non ai tifosi della Fiorentina. Beh,
un allenatore che dice ai tifosi della Fiesole a Firenze, comunque non gli mancano gli attributi, perché non è facile esporsi con i tifosi della Fiesole. No, però questo potrebbe confermare ai tifosi della Fiesole. Dico che andremo a Basilea a dare tutto. Allora, quindi è questo allora che dico, una, forse è a supporto faccio di quello tutto che chiedo scusa. Faccio tutto un altro ragionamento. Dicendo Tommaso, invece forse è, si rivolgeva a dei tifosi e non è una paraculata invece, perdonatemi, stasera uso delle parole un po' particolari. Ma si capisce. A me piace così. No, ma è giusto, perché comunque tu mi tengo i tifosi della Fiesole buoni. E quello è quello il parterre che mi dice, mister, che è successo da 70 anni a questa parte, se lo beccano tutti, e prima c'erano le come si chiamano? Le vetrate, i plexiglass, e adesso si sente tutto. Era proprio vetro, non era plexiglass. Ma non me lo ricordo, io nel 90 vetro, era plexiglass. No, era plexiglass. Tra l'altro... giocavi proprio... Esatto. Dunque, io vedevo da dietro, dunque, l'allenatore, che noi tutti, ma tutti e quattro qui, lo abbiamo detto in miliardi di volte, gli riconosciamo e i meriti per dove la Fiorentina sta arrivando e può arrivare sono soprattutto suoi, però si deve beccare anche le critiche, se no non è che può pensare che tutti siano lì a stare zitti e perché comunque... c'ha una mentalità offensiva nel suo modo di pensare il calcio e nessuno lo può criticare, no. Michele Fratini? No, invece la frase indico tanto non è una persona, questa è una curva che rimarrà, mi rimarrà sempre nel cuore. Questa è la frase un po' che a me è rimasta, scusate, ma cioè io mentalmente anche quando andrò via Firenze mi viene nel cuore. Pensiamo agli obiettivi. Paraculata, dice Massimo Rossi. Volevo usare il suo termine, ma dico, paraculata mi sembra... sì. Questa, la curva dello Spezia, io conosco la curva dello Spezia, una frase... però diciamo un po' mi sono informato. No, certo, questo non avevo dubbi. Però ecco, visivamente no, ma devo dire che anche l'intervista che ha fatto poi con DAZN, c'era Ciro Ferrara. Sì. Che da ex calciatore su Terzic, Jovic ci è andato giù abbastanza duro e anche lì l'ho percepito un po' nervoso l'allenatore, che per lì non ha voluto rispondere. Secondo me lui deve un po' migliorare nel gestire certi momenti di critica. Essere meno permaloso. Io la sensazione che ho avuto oggi è che lui abbia ancora... senta di avere molti sassolini nelle scarpe per giovedì. Ricordiamoci che fa parte del gioco. Sta vivendo veramente i dieci giorni, undici decisivi per la stagione. Noi parliamo di Fiorentina, ma Inzaghi dell'Inter che dovrebbe dire? È così. Che dovrebbe dire? Che ancora ora c'è la gente che dice deve essere mandato via. È in finale di Champions. Qualificato in Champions il prossimo anno. C'ha la Coppa. Milan, sì, il Milan campione Italia ha avuto un confronto con i tifosi perché ragazzi, l'anno dopo lo scudetto per risolvere le semifinale quando c'era in Champions. Le polemiche fanno parte di questa cosa. Però ecco, una cosa fatemela dire, poi Micheto secondo me l'argomento è bello. Non è il solo italiano in casa Viola a vivere male certe critiche, è un po' un ambito e non solo di questi tempi. Vogliamo dirla tutto, ci sono poi decenni vicine, protagonisti del pallone, sono tutti fanta calcio. La tutti Roma, vanno gli auguriamo ogni bene perché ci fa lo spazio anche a noi. La Roma che non vince non passa in Europa League. Ad oggi è con un piede quasi fuori dall'Europa, in campionato a Pontottava, Coppa Italia fuori. Guardiamola la classifica. Mourinho. Mourinho. Oggi è dentro a un punto la Roma. Però in conference. Guardate. Ma la Roma va in finale di. Sì, sì, però se non la vinci secondo conta nulla. Però. Allora, Mourinho è inattaccabile. Appunto, ti fa capire. È inattaccabile. Che allena. Però prima... allena i giocatori. No, la stampa, certo. Con tutto rispetto. E poi anche i tifosi, allena tutti. Ma sono d'accordo. Italiano, prima di arrivare a pretendere quello, deve fare quello che. Non ti dico che ha fatto Mourinho, ma anche basta un 20%. Perché Mourinho ieri è andato a vedere Djokovic,
agli internazionali di tennis e Mourinho è stato accolto come una star. No, no, ma anche bravo perché se vado io va italiano, forse ti diamo bravo perché ha coraggio e fa giocare i giovani. Beh, però sono a Roma gli internazionali, sì, diciamo, ma anche qua Erika, devi far di più. Dove è che potresti essere accolto come una star? Io? Ma io grazie a Dio, ancora ora, ma perché star? Sono a Reggio Calabria, ancora ora in molti luoghi, in molte città. Io ti parlo di allenatori, io ancora ora, grazie a Dio, ho mille difetti, ma sono una persona per bene, dunque ho ancora le mie soddisfazioni. Dunque c'è la gente che mi accoglie, dico. Italiano. Ti eri messo in mezzo, no? No, italiano. Che hai fatto, quindi dicono nel vero, sarai accolto. Era per dire, però italiano, che è un allenatore che tutti noi gli riconosciamo, un lavoro stupendo e fantastico alla Fiorentina, perché ricordiamo 2 anni fa la Fiorentina era niente. Questo. Secondo te, se italiano fosse andasse in un evento così importante a Firenze, non sarebbe accolto come una star? A Firenze? Sì. Così come Mourinho è. Posso? No. Posso? No. Posso? Dico, no, la cosa magari, io sono pro italiano, lo dico, sono per l'allenatore che per me è bravo, però ogni tanto per la primavera ci va Mourinho, il sabato viene anche te. Ma cioè, io vedo. Beh, ci va la dirigenza della Fiorentina. Ci vanno tutti, io però ogni tanto vedo Andrea Giannattasio, saluto, lo vedo alla stessa per la Fiorentina, non l'ho mai visto, forse vedo male io, non lo so. Vedo il presidente, però vedo il direttore generale, vedo anche il direttore della comunicazione. Vedo non solo Angelo, lui non lo. Vabbè, però lì c'è un'altra cosa, no, Michi. No, devi monitorare. No, non è una polemica. No, però no, dico, no, no. Però no, dico, no, Bove no. Sta nella prima squadra della Roma. Perché il signor Mourinho. Ti stavo dando ragione. Il sabato dice lui sì. Ti stavo dando ragione. Però essendoci comunque. Non è una polemica, io sono per italiano. Essendoci comunque un membro che ha il papà che qui è importante a livello di settore giovanile, senza fare nomi, a livello di prima squadra, un collaboratore di italiano, giusto? Dunque non ha bisogno di andare, magari gli riferiscono, giusto? Non mi sono lo stesso, scusatemi. No, scusatemi. Era per non far nomi. No, scusate. Ma facciamo. Io allenatore. No, gente per bene. Io allenatore, a prescindere di chi ha lui, io allenatore devo andare a vedere i giocatori che sono io e scelgo. Sì. Io scelgo. Sono pagato per scegliere le selezioni. Vabbè, no? Michele, la prossima volta ti chiediamo a Giannattasio di fare una macchinata, di prendere italiano, no, lo porta no, a però, no. Però, Michi, in questo caso lui si fida di queste persone. No. Non ho dubbi. Poi che tu però le debba andare a vedere a prescindere su un altro discorso. Ma dico un esempio, ma anche la gente comune che va a vedere la Fiorentina ai giovani, se vede il mister anche. È giusto. Che qui hanno tutta l'impresa, certo. No? È anche un modo particolare per legare. Mourinho per me non va a vederlo perché gli interessa, no, perché è paraculo. Perché, ma è bravo in questo, però. Pure lui. A me. Certo. Beh, lui è numero uno. Tommaso, volevi intervenire? No, volevo solo dire che comunque il nodo è nevralgico, centrale nell'ottica del prossimo futuro col Viola Park. Perché il Viola Park dovrà funzionare con giovani che crescono insieme alla prima squadra, ma che poi ci giocano. E quindi l'allenatore anche della prima squadra diventa centrale nel fare in modo che i giovani. E si crea anche una realtà proprio. Quotidianamente più compatta. Sì, perché tu facevi il nome di Bove e in effetti a Roma, guardate, prima squadra. Posso dire una cosa? Non è che perché adesso sta ci sarà il Viola Park e la primavera si allena con la prima squadra. Cioè, Inter e Milan si allenano a Milanello e a Inter Elva, la prima gente. Viola Park ma ci sa augura che arrivi. Sì, ho capito, però i giocatori del Milan si allenano a Smara e non sono attaccati alla prima squadra. Canale vengono fuori uguali. Adesso non diamo adito perché abbiamo il Viola Park, ora tutti i giovani vengono fuori. Cioè, non diciamoci delle fesserie. Però dovrebbe, no. Cioè, deve fornire però, cioè serve a quello. C'è molta più possibilità. Sì, ho capito, però non è che perché c'è il Viola Park, cioè i giocatori della Fiorentina è bravo, della se primavera è bravo, sono usciti anche prima che non c'era il Viola Park.
Quindi i vari chiesa, i vari, cioè, quindi non c'era Viola Park, dubbio, uscivano uguale, no? Tesi, no, diciamo, dell'agevolazione di Viola Park. Cioè, tu dici che se non ci sono giocatori buoni in primavera, Viola Park sì o no? No, lui vuol dire questo. Paolo Sosa andava all'ex Bozzi all'epoca, 5-6 anni fa. E forse anche altri vorrebbero andare in quel di Sesto, cioè. Arrivano le flotte della macchina della Fiorentina, no, le vediamo con la scritta. Io dico solamente che non è perché adesso, cioè, non è una polemica. I giovani della Fiorentina, se lei non vicino alla prima squadra, allora abbiamo più possibilità. Cioè, fino adesso i giovani che sono usciti, Bari, Chiesa, ecco, non si allenavano vicino alla prima squadra, eppure sono usciti uguale. E sono anche tanti, perché bisogna anche riconoscere alla società e a chi fa settore giovanile che sono stati tanti. Perché Chiesa, Vlahovic, Mancini e poi c'era. Zaniolo, quanti ne sono usciti? Sì, Bianco, sì, ma poi sì. Dunque la Fiorentina, ora con Viola Park ne escono 20 ogni anno. Vabbè, Roberto, però dai, Roberto. No, che arrivano che in prima squadra, ma che arrivano in prima squadra, ce ne due ogni 10 anni, se ti va bene. Beh, però sicuramente Viola Park, lo dico e lo ripeto spesso, aumenta un senso, aumenta un senso di identità, no, nei confronti comunque. Allora, Viola Park è una cosa meravigliosa. È una cosa meravigliosa perché serviva alla Fiorentina, perché io ad esempio sono stato uno che nelle contestazioni si è preso gli schiaffi, qualche sputo, voglio dire. Perdonami Massimo, è vero sicuramente anche quanto diceva, insomma, tra le righe anche prima Roberto, che se comunque, e Michele, se comunque vuoi andare a vedere la primavera ci vai comunque, anche se non gioca se non si allena nella stessa struttura in cui si allena la prima squadra, però sicuramente, insomma, facilita. Non c'è dubbio, non c'è cosa dubbio. Facevi? Prendevi gli spunti? No, ma prima, sì, io parlo sempre degli anni 90, ragazzi, sono 30 e passa anni fa. Sei poi Roberto può parlare dei suoi anni, 40 anni fa, io non voglio. Prima, tu uscivi in un momento non simpatico della stagione e tu ti trovavi 5.000 persone, non dietro a delle reti, 5.000 persone addosso. Ovviamente c'era quello più criticato, quello meno criticato, più simpatico, meno simpatico, però quello che era nel mirino della gente non era una cosa simpatica. Dunque, secondo me, ora, la Fiorentina negli ultimi anni, e soprattutto con questo Viola Park, ha fatto un salto di qualità importantissimo, perché tutte le squadre si alleneranno lì, perché è importante allenarsi con la prima squadra, non è una cosa da poco, perché io ragazzi dice di no. Lui dice che per forza diventano bravi. Stiamo scherzando, però poi io però un ragazzino di 13 questo. Anni che arrivo con la borsa, entro e mi vedo io vivo per arrivare lì. È una guarda che è importante. Aumentano però gli stimoli e aumentano anche i momenti di apprendimento, no? Ma non c'è dubbio. Però c'era di sinergia tra le varie realtà. All'epoca dico di Roby e tu a Massimo, sì. Mi risulta che le squadre, poi ognuno faceva, ma tutte le squadre devono giocare allo stesso modulo. Oggi se vai nel settore giovanile ognuno mette la propria, non seguono la prima squadra. Fino a qualche anno fa diciamo il cantiere, la primavera doveva giocare al modulo, perché dovevano essere pronti per andare su. Oggi è cambiato tutto, secondo me. Qualche partita vado ad averla anch'io. Sì, te di più, te ne vedi tante. È cambiato tutto. Allora dico, la Juventus che ha fatto? Juventus Stadium, in Viale Stupinigia, Vinovo, c'hanno la loro ala tecnica, c'hanno la Continassa vicino a Venari, insomma, c'hanno training center. Ma da quando hanno fatto il centro? Forte sfortuna, non ha vinto più niente. No, certo. Né con i giovani né con quelli grandi. Ma infatti, non vuol dire nulla. No, e le cose importanti l'ha vinto, non aveva niente. Il grande Milan, grande, perché Milan ha vinto tutto, il club più la zona del mondo, con un presidente che era attento alla squadra, alla società, diciamo così, e non l'ha mai avuto la sua proprietà. No. Si parla. Mi fa piacere a me avere il senso di appartenenza, quel giglio affisso in quel di Bagnaripoli che ci accomuna tutti, bellissimo. No, quello doveva è bello. Essere, andiamo tutti, ci vantiamo, ma bellissima questa cosa. Speriamo di vedere, come hanno fatto fino ad oggi, appunto qualche giovane italiano, anche aggiuntivo, che arriva. Dobbiamo andare a pubblicitare, state con noi, a tra pochissimo.
Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale. Sono iscritto in FIOM per essere consapevole dei miei diritti e farli valere. Perché la condivisione e l'unione di coscienze hanno un valore immenso. Perché il senso civico è al centro della nostra battaglia. Sono iscritto alla FIOM perché mi piace stare dalla parte giusta. Perché insieme possiamo fare di più. Ho scelto la FIOM per difendere i miei diritti e dare voce alle mie paure. Perché lotta, resistenza e ostinatamente antifascista. Campagna di tesseramento FIOM CGIL. Unisciti a noi. Sì, la casa è a posto. Vieni a cena nei prossimi giorni. Sì, i pavimenti, le porte blindate, il rivestimento delle scale, gli infissi. Tutto di Tropical Parquet. Realizzano ogni tipo di personalizzazione, fornendo materiali e posa in opera. Sono in via Livorno, a Firenze. Sul sito trovi tutte le informazioni. Tropical Parquet. Un parquet così bello che non vorrei coprirlo con niente. Abbatti i costi della tua bolletta luce. Installa un impianto fotovoltaico. Risparmi producendo l'energia per la tua casa o per la tua azienda e aumentando il valore del tuo immobile. Ecosoluzioni progetta e installa impianti su misura con assistenza e manutenzione periodica. Acquista la promozione fotovoltaico ai primi 100 impianti gratis un climatizzatore in classe AAA in riscaldamento. Ecosoluzioni, innovazione, estetica, risparmio con un team di specialisti. Ecosoluzioni, via Francesca Santa Maria Monte Pisa. Ragazzi, ma lo sapete che allo 00 non si mangiano solo pizze buonissime, ma anche specialità di pesce? Oh, io stasera ci vado. Dai retta, Gianfranco Monti. Per i 20 anni di attività allo 00 tornano le padelle. Astice, scoglio, vongole, zuppe di mare caldo e moscardini. Cerca Ristorante Pizzeria 00 su Facebook. Fede, pronta a chiudere gli scatoloni di un trasloco in tempi record? Pronta! Via! Vinci come me le sfide di ogni giorno con Sustainium Plus e la sua formula specifica a base di vitamine e complesso di amminoacidi. Sustainium Plus, dai energia alla tua energia. E dopo i 50 anni, Sustainium Plus 50 più con Actiful e Menarini. Buone notizie per il bonus asilo 2023. C'è tempo fino al 30 giugno per presentare domanda e ricevute delle rette pagate nel 2022. Il bonus è erogato in base all'ISEE del minorenne per cui è richiesto. Ricordate, l'ISEE si fa al CAF CGIL Toscana. Venite alla CGIL, CAF o Patronato Inca, anche per il bonus asilo. Siete ancora in tempo. La Fiorentina quest'oggi al Franchi è tornata a vincere dopo la sconfitta contro Napoli e Basilea, ha vinto 2-0 con gol di Castrovilli e Bonaventura, ma giovedì scenderà in campo a Basilea in Svizzera. La Fiorentina per una partita ben più importante di quella di quest'oggi, il ritorno della semifinale di Conference League contro il Basilea. E allora la domanda che vi proponiamo questa sera, il nostro sondaggio è questo: la Fiorentina riuscirà a raggiungere la finale di Conference League? Riuscirà dunque a ribaltare il risultato? Risultato d'andata, la sconfitta subita in rimonta al Franchi e dunque arrivare all'atto finale di questa competizione. Ricordiamo che poi un'altra data cerchiata di rosso, allora appena passiamo diamo uno sguardo anche al calendario, è il 24 maggio quando all'Olimpico la Fiorentina giocherà la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Questi gli appuntamenti della Fiorentina. Arrivano tanti messaggi, Gianmarco, ne leggiamo qualcuno? Certo, diciamo molte polemiche su Italiano. Ora, Italiano gioca sempre allo stesso modo, dice qualcuno, e infatti prendiamo sempre gli stessi gol. Qualcuno addirittura invoca
italiano via subito a giugno. Ancora, sempre tornando su italiano, oggi il Basilea ne ha beccati 6. Noi, italianamente parlando, con quello squadrone abbiamo perso in casa di rimonta. Molte polemiche su italiano, però è vero anche, questo va ricordato, che come prima ricordava il nostro Tommaso Loreto, c'è bisogno anche di un minimo di coerenza, nel senso, sei in semifinale di Conference, in finale di Coppa Italia, ci ha portato italiano. Quindi sì, sicuramente, dice Massimo Orlando, e lo ha sempre detto da diversi mesi, io trovo, dice Massimo, un difetto in questo allenatore, che secondo me è troppo permaloso, e secondo me a fine anno questa cosa verrà fuori. Però sul campo italiano ha portato la Fiorentina dove è adesso. No? Assolutamente, ti va riconosciuto tutto. Mai negli ultimi anni la Fiorentina ha raggiunto, poi c'è chi dice tabellone favorevole, tutto, ma ci sta nel calcio, dunque gli va riconosciuto. E poi la Fiorentina gioca bene, voglio dire, è una squadra che se la gioca sempre con tutti. Io, sai perché ti dico, sono dispiaciuto per la partita con il Basilea, perché il Basilea, che è una buona squadra, che ha mostrato intelligenza in una partita dove sapeva che era molto meno forte della Fiorentina, dunque si è abbassata, ha preso il gol, ha aspettato il momento per colpire la Fiorentina, e poi dopo, vabbè, il gol al 93esimo è una cosa che può succedere da una parte e dall'altra, ma la Fiorentina, tu che sei più forte, un allenatore che comunque è intelligente come italiano, la deve leggere questa cosa qui. Non l'ha letta. Voleva stravincere. E non si può stravincere sempre. Percentuali giovedì, fuori dai denti. Ma però, io ti dico ancora 60 Fiorentina e 40. 60, 60 sì, sì. Fiorentina. Intanto vedo scorrere i messaggi. Andrea, un nostro amico che ci sta guardando da casa, faceva riferimento alla sconfitta del Basilea, che ha subito 6 gol quest'oggi in campionato. Ricordiamo 10, però appunto 10. Che l'allenatore ha messo in pratica un forte turnover in vista proprio probabilmente del ritorno. Certo. Conference League rispetto alla Fiorentina, ne hanno cambiati 10. Dunque, ragazzi, quello non vuol dire niente. Sono sesti, hanno mollato in campionato, possono perdere anche 9-1 con una squadra di Serie C, non vuol dire nulla. E non sarà troppo generoso allora il tuo 60, no, calcolando che... Sai cosa ti dico questo? Allora, la Fiorentina è più forte, punto. Dunque, la qualità, però non sempre la qualità e vince su due partite, anche se su due partite dovrebbe essere così. Cosa ha detto italiano a fine partita in conferenza stampa? Io sono solo dispiaciuto che loro saranno bassi e faranno la stessa partita di... Ma perché non hanno alternative? Dunque, ecco perché ti dico, gestisci l'1-0, che te ne frega se ti arriva uno dal parterre che ti dice oh, facciamo il 2-0, ma che te ne frega, voglio dire. Lì è venuta fuori un po' di presunzione, dal mio punto di vista. Fai l'1-0, tu vai lì con l'1-0, loro si devono comunque scoprire e tu hai molte più chance, sempre dal mio punto di vista. Però se loro fanno la stessa partita, l'hanno fatta al Franchi, a maggior ragione la fanno in casa, il tuo 60%, a maggior ragione Basilea... Io ancora penso che ci sia un 60%, non penso che la Fiorentina vada lì e faccia una partita ad attaccare, basta un gol per essere pari. Sì, sì, certo. Non penso sì. che faccia una partita andare ad attaccare e a lasciare spazi e basta essere un gol, molto alta. Ma lo subisci però anche. Ma sì, poi penso che, però, non so, no, prego, nel prego. Mondo per arrivare agli obiettivi esistono anche i premi. I presidenti mettono i premi per arrivare agli obiettivi, dunque una partita così determinante, so che è brutto parlare di premi in questo momento, però il presidente, non commisso, in generale dice voglio arrivare là, se si vince si arriva. Sbaglio? Alla Juventus non hanno mai preso grandi stipendi quando c'era Vitè e Massi, mettevano i premi perché vincevano sempre lo scudetto, vincevano la Coppa Italia, vincevano. I premi esistono nel calcio, esistono anche nei dilettanti. Ma ci sta che l'abbiano fatto. No, sicuramente, che dico, sicuro, la Fiorentina. Michi. No, ma è avvantaggiata in questa anche perché è un presidente che non ha problemi. Esatto. Ecco, ad elargire un eventuale premio per. Questo volevo dire. Esatto. Chiedo a Leonardo Aloè in regia di proporci alle spalle la foto di Amrabat, perché in apertura abbiamo anticipato che avremmo parlato del futuro di questo giocatore. Sarà a Firenze oppure no la prossima stagione? Intanto quali sono
le ultime indiscrezioni. Allora, Gianmarco, che ti risulta? C'è da segnalare una cosa, altro episodio sgradevole giovedì sera, oltre all'episodio di Terzic e Jovic, episodio insomma che afferisce all'ordine pubblico e alla sicurezza, in questo caso il furto in casa di Sofyan Amrabat durante la partita, quindi purtroppo episodio che tra l'altro non è nemmeno nuovo, perché 2 o 3 anni fa capitò a Ribéry, proprio nella stessa zona, e anche lì ci fu la polemica con Ribéry, che anche in quel caso fece capire insomma di ovviamente non essere contento e di voler andare via da Firenze, e poi alla fine qualche mese dopo andò via. Se non sì, però sarebbe ma dai, ma non per questo. No, ma non dico che è per quello, dico che ci fu la polemica però il giorno dopo. È chiaro, che la vivi male. Ma la nostra indiscrezione qual è? L'indiscrezione nostra di Toscana TV è che ovviamente questo episodio abbia colpito comprensibilmente molto Amrabat, che avrebbe dato mandato al proprio insomma, agente immobiliare di disdire casa, e quindi il futuro di Amrabat il prossimo anno dovrebbe essere lontano da Firenze, quindi, diciamo al 98%. Cambia casa a Firenze o lascia Firenze? No. Allora, al 98% allora, fuori via da Firenze. Se cambia squadra perché va al Barcellona, io gli batto le mani, perché andare al Barcellona è un sogno di ogni giocatore, no? Questa mi sembra... siamo ancora in orario di parolacce? No. Lei le può dire quando no, vuole. No, no, però perché dire, come Virnalisi, ragazzi, con quella bocca. Voglio dire, dai, ma i giocatori come stanno a Firenze e dalle altre parti non stanno, veramente, non c'è mai una polemica, non c'è mai... Ora c'è stato un furto, voglio dire... mi dispiace per la famiglia. Credo che sia quello il motivo comunque. Ma no, ma certo che no. I ladri non penso che vadano a guardare, avranno capito che giocava, magari la moglie era allo stadio. Non credo che sia il furto la causa poi della partenza di Amrabat, no, in ogni caso. No, ricordiamoci no. Barcellona che dopo, fanno di peggio, dopo il mondiale, a proposito di post, Barcellona perché anche a suo tempo fu una storia o un post, dopo il mondiale, insomma, c'era stato un comportamento anche tommato di Amrabat che aveva fatto presente. Insomma, il piacere anche ad assecondare il Barcellona, no? Certi treni non passano più, come se il treno Barcellona, perché a gennaio, l'ultimo giorno, arrivò questa offerta dalla Spagna e lui probabilmente disse: è un treno che non posso perdere. Anche lì poi il giorno dopo rientrò tutto, arrivarono le scuse. Ricordiamo che soprattutto l'offerta del Barcellona fu di un prestito, quindi fu di un trasferimento inizialmente gratuito, e solo un folle avrebbe ceduto Amrabat in prestito. La proposta non l'ha fatta al Barcellona, a gennaio l'ha fatta al suo procuratore, perché quando una società vuole comprare un giocatore lo prende. Però il Barcellona è messo molto male, Michele. No, però il Barcellona fa la panchina che sì, ha detto bene, ma cioè, nel senso, con tutto rispetto, aveva anche il mercato bloccato a livello economico, sì, Barcellona. Ma è da tanto, non da ora, Resto convinto che in quel momento con la Fiorentina si siano guardati e abbiano deciso di proseguire al meglio fino alla fine di questa stagione, sì, e di riparlare in estate. Sicuramente. Quindi, per chiudere, io mi aspetto. Riguardo a Libericcio, una battuta così, ma Liberì, i furti possono accadere sicuramente a Marsiglia, lui di Marsiglia, ricordiamolo, a Firenze, ma anche a Salerno possono accadere, in tutta, cioè, tutto il mondo, il paese, insomma, non è che detto questo... Tornando invece su Amrabat, deve sperare, e dobbiamo sperarlo tutti, perché la rosa prende un valore quando alzi qualcosa anche. Se la Fiorentina dovesse vincere uno dei trofei, sicuramente Amrabat, allora, che ha fatto il mondiale, che è arrivato terzo, sicuramente accumulerebbe un valore. Però se la Fiorentina, quando anche laddove non dovesse pervenire questo benedetto trofeo atteso, tanto atteso, Amrabat, quei 35 più 6, siamo un prefissi, ragazzi. No, no. Non te li danno? Non te li danno. La Fiorentina l'ha pagato 18, il valore di Amrabat sul mercato dovrebbe essere, guarda, proprio... sirene essere 30, sirene essere, contratto, però fermiamoci. Fine contratto 2024, opzione fermiamoci. A 30 lo cedono. Sì, però la Fiorentina ha fatto bene a tenerlo, perché se mi arriva la richiesta un prestito a gennaio, il mercato di paratore, io non te lo do, è chiaro, non te lo do. Invece con Vlahovic cosa hanno fatto? 80 pippole, milioni d'euro. Pippole.
Pippole, sì, pippole, nespole, ficatole, secondo, perché ci sono, tecnicamente in questo periodo parlando, ci sono anche le ficatole a Monte Spertoli, allora, cioè, te lo danno, te lo portano di corsa anche. Se no. Sì, sì. Poi avremo modo, insomma, da qui alla fine del campionato anche di concentrarci sulle ancora più dettagliatamente sulle questioni, gli scenari di mercato, non soltanto su Amrabat, ma anche insomma degli altri possibili giocatori in partenza o anche in arrivo per la Fiorentina. Ricordiamoci di Sabini, che comunque arriverà alla Fiorentina la prossima stagione, nonostante sia di fatto già un giocatore gigliato. Ma al momento, Tommaso, quali sono gli scenari possibili per Amrabat? A io tuo avviso, e secondo credo il Barcellona tornerà. Vantaggio Juve intanto. Vantaggio sì? Juve. Fagioli. Con Fagioli. Con un gran gol. È davvero, entrando in area di rigore al 54esimo. 55esimo. Servirebbe più un under 23 che cosa. Attualmente la Juventus addirittura abbatterebbe il muro dei 4.800 punti in Serie A nella storia, la prima squadra in Serie A ad abbattere 4.800 punti nella storia della Serie A. Vorrei rivedere quanti rubati uno ad uno per capire quanti sono puliti. Quanti rubati? Attenzione. No, vedi. Quanti sono puliti? Rileggiamoli uno tutti. A uno. Questa è la classifica aggiornata con i tre punti alla Juventus, che sale a questo punto a 69 punti, siamo al 55esimo, tra Juventus e Cremonese. Tommaso, dicevo, per quanto ti risulta, quali sono al momento gli scenari possibili per Amrabat? Ma io credo che comunque con Barcellona i contatti siano proseguiti, e peraltro non a caso dal fratello al procuratore hanno continuato più volte a intervenire, ricordando che ci sarebbe una sorta di patto anche con lo stesso commisso proprio in quell'ultimo giorno di mercato, in cui alla fine si decise di rimandare all'estate l'eventuale cessione. E a questo punto credo l'entourage di Amrabat si aspetti che si possa trattare in estate con club. E le richieste sono state importanti, perché poi anche il Manchester United ci aveva fatto un pensierino, sai, il mondiale è stata una vetrina d'eccezione, lui ha fatto benissimo, è arrivato in semifinale con la nazionale rivelazione dell'intero torneo. Mi interessava quello che diceva Michele, perché indubbiamente rispetto al dopo mondiale ora il valore può essere un po' sceso. Vediamo se non porta a casa una coppa, però credo che abbia molto mercato e che la Fiorentina, di fronte a una cessione importante, lo lasci libero. Arrivo a dire che probabilmente l'avrebbe fatto anche nel mercato invernale se quell'offerta non fosse stata di prestito, e per quel che può valere, secondo il mio modesto parere, si può anche pensare di venderlo a 30 milioni a Amrabat e cercare un'alternativa lì in mezzo. Concordo, sposo ogni parola. Io penso che resterà in Italia. 30 andrà, milioni andrà, per Amrabat, e andrà all'Inter. Amrabat, sono andrà all'Inter perché lo vuole Inzaghi, sicuro. Insomma, lo vuole Inzaghi lì in mezzo a rompere, lo vuole mettere accanto a Barella. Dopo Michi, non è solo una cosa. Se Inzaghi sarà ancora l'allenatore dell'Inter, sarà sicuramente l'allenatore dell'Inter, perché penso decida Marotta. Se Marotta dice rimane, rimane. Più faceva il presidente Inzaghi. Massimo dire, ha detto il contrario due settimane fa. No, rimane, allora rimane. Marotta, no, allora, queste le voci, ognuno ha le sue, certo. Le voci che arrivavano è che l'Inter non avrebbe confermato Inzaghi per nessun motivo, perché non pensava che arrivasse a questo livello qui. Ora mandare via Inzaghi è un problema, è veramente un problema, perché voglio dire, la squadra è in finale di Champions, ora si toccheranno gli interisti. È vinto la Supercoppa, è dentro la prossima Champions, perché comunque ok, ha sballato in campionato, ci può stare, però ora si è ripresa. Io non vedo il motivo perché tu debba mandare via un allenatore, a meno che non se ne vada via lui, attenzione. No, aspetta, però, che potrebbe andare via. Ma sì, no, vince la Champions e dice ciao, no, signori. Se vince la Champions, invece potrebbe anche fare. No, io andrei via. Ciao signori. Io andrei via. Resta lì. Sì, no, ma lui resta lì. Non solo, l'Inter gioca bene adesso. Ha ritrovato Lukaku, che era sempre. L'Inter ora è difficile incontrare questi Inter qua. Inter che dubbio. Però incontrerà, cioè proprio l'avversario della Fiorentina in Coppa Italia. Quello. Quindi il peggior avversario in questo momento per la Fiorentina. Il peggiore, certo. No. Peggiore. Per me la Juve è sempre peggiore per la Fiorentina.
Juve-Fiorentina per tanti motivi, anche per una sensazione della tifoseria, per un'emozione che tu vivi tutta la settimana, e porta secondo me una esasperazione che anche la squadra lo sente. Con l'Inter è chiaro che l'Inter è più forte della Fiorentina, se no ci raccontiamo delle cose, però da un punto di vista dell'avversario la Juventus metterebbe più pressioni, con l'Inter da questo punto di vista forse più degli anni miei. Questi Inter miei qua erano... però fa paura, no, perché sai Coppa, perché fa paura, Michele? Coppa si trasforma, fa poi paura anche il campionato adesso. Fa paura perché chiunque giochi adesso è sempre all'altezza, gioca Brozovic o gioca Çalhanoğlu, gioca Lukaku o gioca ora è cascata una bottiglia ma non vuol dire nulla, gioca Dzeko. No, tutto a posto, gioca Dzeko, cioè chiunque entra l'Inter adesso volano. Ma poi è un grande, si può dire, il più grande direttore di tutti, il direttore generale, Marotta, nonostante l'Inter sia un po' così, non dico famigerata, chiacchierata a livello societario, e l'Inter non andava bene con i punti in classifica, nemmeno Marotta è riuscito ad amalgamare tu, numero uno. Marotta, vero, proprio, però Marotta ha fatto grande la Juve, ma grandissimo, ha fatto grande uno. L'Inter è numero uno. Però, le stilettate gliela date nell'ultimo periodo, sicuramente. A Inzaghi. Non è che ha detto una squadra come la nostra non dovrebbe trovarsi in questa situazione. No, sicuramente, però le dichiarazioni di ieri parlano favore, nettamente a favore. Resterà il nostro allenatore. Ha cambiato. Masi ha portato Antonio Conte a Milano. No, numero ha uno. Vinto lo scudetto Antonio Conte a Milano. Sono d'accordo. Ce ne rendiamo conto, no? Cioè è forte Marotta. Ora non compare perché c'è, giustamente, però Osilio che fa il direttore sportivo, ma quell'altro è la società. Però ieri prima Massimo non c'è confronto tra le due rose. No, tra le due rose non c'è di valore. Confronto. Allora le mostriamo anche con l'aiuto della regia e poi coinvolgo anche Roberto. No, volevi aggiungere qualcosa? No, allora, due rose, l'Inter in questo momento, sai, la stagione va anche a momenti, no? L'Inter lo beccavi due mesi fa, era un'altra partita. Lo becchi ora, l'Inter, che tu metta D'Ambrosio o che tu metta Darmian è la stessa cosa. Hanno recuperato Lukaku, che è un giocatore clamoroso, perché ora si è ritrovato. Si possono permettere di mettere in panchina Lautaro. Voglio dire, gli esterni, i quinti di Marco, da una parte, soprattutto di Marco e Dumfries, sono una cosa. Il problema poteva essere la difesa, perché manca Skriniar, De Vrij era un titolare. Con Acerbi hanno trovato una stabilità che sono veramente paurosi, perché non subiscono più niente. È vero. Beh, dunque, e davanti sono fortissimi. Ti dico, chi metti l'Inter ora? Esatto. Poi dopo, se tu mi dici, per arrivare lì, l'Inter doveva andare fuori col Porto in Champions League, non meritava di passare, l'ho commentata, andata e ritorno non meritava. Poi becca il Benfica, che tutti dicevano, ma era una squadra normalissima. Poi becca il Milan e ti trovi in finale. Se sei dall'altra parte del girone, non è che il calcio italiano è guarito, è che c'è stato un sorteggio che ha favorito le squadre italiane. E questo non sono convinto. Sì, però ha beccato un Milan che veniva dalla vittoria a Napoli. Sì, ma senza Leao però. Aspetta. Però sì, è vero, Leao, la vittoria sì, però come rosa l'Inter, a prescindere, sono partite secche, in Coppa Italia vince chi è anche più fortunata. Certo. C'è questo il lato C, no? Cioè, lato no, B, ma non c'è dubbio, però il Napoli gli mancava Osimhen, e io ho detto personalmente, Milan e Napoli sono uguali senza Osimhen, anzi, ma qualcosa in più il Milan. Sì, ricordiamolo, la Grecia ha vinto gli europei in Portogallo contro il Porto. Bravo. Con Gerugatus, con tutto il c'era rispetto. Figo, c'era Rui Costa. Sì, però ha vinto contro il Porto. Sì, sì. Rui Costa. No, infatti, cioè, di tutte, guarda, questa resta una finale. Lo sai, te, è vero. Un incubo fu quella finale. Il suo idolo, giustamente. Mai detestato la nazionale greca. E grande amico anche. Quella sera. È il tuo idolo assoluto. Dopo la Sara, dopo Sara, perché la voglio citare, dopo Sara, l'idolo, dopo Sara, dopo... È vero, se la giocano. Roberto, dicevamo la scorsa settimana che tu, insomma, pensi, non so se lo pensi ancora, che sia più facile la partita contro il Basilea, o quantomeno era una doppia sfida all'epoca, perché ancora doveva giocare l'andata, la Fiorentina contro il Basilea, rispetto alla gara unica, la sfida, lo scontro diretto contro l'Inter in Coppa Italia. Lo pensi ancora? Esattamente sì, soprattutto dopo le ultime prestazioni dell'Inter.
sicuramente diventa... Pensi che comunque la Fiorentina è più facile che vada avanti in Conference League rispetto che vinca contro l'Inter? No, io non ho detto questo, io dico solamente che sono convinto che quello che ho detto l'altra settimana, sono ancora più convinto di quello che ho detto, perché l'Inter sta dimostrando che chi giochi sono in perfetta forma. Sia sotto l'aspetto morale, sia sotto l'aspetto tattico, sia sotto l'aspetto di preparazione fisica. Mentre la Fiorentina è un po' incalando in tutto. E sinceramente sono sempre convinto che è più facile poter passare col Basilea, anche se il risultato di giovedì scorso mi fa temere che la proporzione si è un po' spostata verso il Basilea. Quindi pensi che comunque sia favorito il Basilea adesso contro la Fiorentina? Beh, il risultato e è favorito l'Inter contro la Fiorentina? Sicuramente sì, il risultato dice questo per ora. Vogliamo parlare, aprire? No, dai, aspettiamo la pubblicità. Appena torniamo in diretta, poi apriamo la tua rubrica, la lavagna tattica, perché parlerai proprio di Basilea, però ancora abbiamo pochi minuti a disposizione prima di andare in pubblicità. Gianmarco. Guarda, sì? Erika, noi che siamo anche un osservatorio social, no? Ci piace andare a vedere cosa postano i giocatori della Fiorentina, sì? Sperando. Tutto che... bene, tutto stasera. Tutto bene, Tommaso, perché bene. Il post di Rolando Mandragora è molto ecumenico, a differenza di quello di Jovic l'altro giorno. Mette la foto della partita di oggi dicendo: vittoria di fondamentale importanza, adesso tutti a Basilea, c'è qualcosa da conquistare, quindi la carica non solo della curva, ma tutto bene. Spirito di, cioè, una squadra, il calciatore di una squadra si esprime così. Non è che mette la foto della maglia accanto al connazionale, perché poi come sta Cabral? Mi sta Cabral, è in una teca di vetro. E giocherà giovedì? Penso di sì, però insomma questo problema al piede che lo aveva... Filtrazione, va tutto bene. Però intanto oggi non convocato, sì. E quindi chiaramente vediamo anche le parole di Vincenzo Italiano, sì. A proposito proprio di Cabral, con l'aiuto di Leonardo e di Samuele in regia, se ci agevolano le parole, perché io ovviamente purtroppo non le ricordo a memoria. Male. Però Cabral giocherà soltanto se è al 100%, questo mi ricordavo. Cabral ha sentito fastidio al piede, non si è allenato, non era a disposizione. Speriamo di averlo al 100% giovedì. Chi non sarà al massimo della condizione non metterà piede in campo a Basilea. Quindi tradotto, gioca, esatto. Cabral. Questo vuol dire Cabral in campo. Sì, dai, non credo sia così grave il problema. È chiaro che è giusto preservare un giocatore che comunque è fondamentale, perché la tocca e la butta dentro, e non gli fai fare allenamento per non peggiorare la situazione. Le cure, un'infiltrazione dovrebbe non essere una cosa impossibile per lui giocare. E poi in questo momento, poi voglio dire, magari Jovic stupisce tutti e va a Basilea e fa tre gol, ma in questo momento come fai a rinunciare a Cabral? Fai fatica. Non si può, perché poi se pensi alla gara d'andata, cioè quantomeno, esatto, no, ti aveva fatto il gol e ti teneva alta la squadra. Esatto. Però ragazzi, era proprio qui. Basilea è un ex, tra l'altro. Poi legge è passato dell'ex. Non è Manchester City. A Firenze sono passati un certo Salah, che era fuori categoria, dal Chelsea, che Mourinho lì ebbe un po' la svista, si può dire? Sì, sì. Dopo ciò, via. Sì. Bocciò Lambretta Salah. Poi Cabral, e poi mi ricordo un altro centrocampista classe 87, certo Kuzmanovic. Sì. Fiorentina, Inter, Basilea. Ieri a Toscana TV in esclusiva prima della partita insieme a Giulio Falciai, scusami. Ah, è stato, no, prego. Grande personaggio. Inter, Basilea. Zdravko. Dunque lui personaggio. L'ha fatto tutte e tre, ecco, sia la finale, in questo caso faccio la battuta, centrocampista di quantità anche qualità. Vero. E mi ricordo che lui finì anche la carriera, tra l'altro, a Basilea. Lui sì, fece sì. Un viaggio lungo, ha fatto diversi poteva club, dare di più Zdravko in carriera. E sì, però l'Inter ci arriva, insomma, no. Inter no, sì, è però, come insomma. Massimo, no, è come lui, come lui. Lui nasce nei giovani dell'Inter, Lazio, Torino, Fiorentina, insomma, club Massimo. A parte la Fiorentina, Juventus all'epoca c'era una qualità immane. Quando passi a questi club tanta roba, secondo me,
tanta roba. Continuano ad arrivare dei messaggi, perché stasera bisogna dirlo, registriamo il nostro campione, il 75% dei messaggi che ci arrivano sono contro italiano, quindi questo ovviamente... E non rispondono al nostro sondaggio, di no, fatto. No, sono dei messaggi fondamentalmente di critica italiano. Juric, Palladino, Tudor, Figa l'anno nulla. Scorso Dionisi con rose molto più scarse, hanno ottenuto risultati molto migliori di italiano, ma fino tu. A che non va via lui rimarremo una realtà fragile, signori. Ma in campionato? Il campionato. Addirittura realtà fragile e instabile tra grandi secondo prestazioni. Secondo me conta anche le parole che ha detto oggi italiano a fine partita. Non secondo sono... te paga le parole che ha detto a fine partita? Sì. Secondo me sì. No, sì. Sono tanti i messaggi che quali stanno arrivando. Quali in particolare secondo te? Che ringrazia solo la curva. Sì, cioè, diciamo della verità, la curva è importante per una squadra. Mostriamolo di nuovo le parole curva, a cui fa riferimento Roberto Galbiati. Ho detto che la curva è una parte importante, però... è il 25% dello stadio c'è. E gli altri che vengono a tifare chi sono? Cioè le dichiarazioni in cui a domanda ha sentito l'affetto dei tifosi Firenze le ha fatto sentire l'affetto secondo la risposta è stata tutta Firenze non me ne sono accorto. Cos'è che ha detto Galbiati? È stato imbeccato da qualcuno? Secondo me sì. Non lo so, guarda, una cosa che posso dirti è che probabilmente qualche articolo del venerdì non l'ha mandato del tutto su, però francamente insomma l'abbiamo detto, l'analisi della partita di giovedì è quella, quindi... Scusate ragazzi, ma se lui va ad allenare a Torino, sponda Juve, se va a Milano, sia sponda Inter e Milan, sì. O a Roma... o a Napoli che ambienti pensa di trovare non solo Roby ma e che gli fanno le domande appunto non come qua che non gliele fanno posso fare una domanda ecco, però perché io lì gli fa anche le domande al prepartita sì. Alle situazioni esatto cercando non è sei davanti e diciamo, tu rispondi al muro. Io non vorrei andare contro alcuno perché poi è giusto che ognuno dica sì benissimo negli ultimi sei anni dunque prima di commisso chi ha fatto meglio di lui qua a Firenze? Nessuno. Chiediamolo un po' a tutti perché no, ma infatti, non ricordo allenatori anche sì, blasonati che abbiano fatto meglio di lui. Aspetta, no, negli ultimi sei anni fatto meglio. Sì, no, sei. 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 Sosa. Sei. Sì, Sosa ha fatto parte del campionato. Ma aspetta, prima in campionato. Prima parte del campionato. Ma le coppe le dovete considerare. Chi è che è andato in finale? In finale chi è andato? No, ma infatti lui. No, Michele. Lo indico. Il punto di partenza è questo. È andato lui. La Fiorentina l'anno scorso torna in Europa grazie a Italiano e quest'anno allunga la stagione fino a maggio grazie a Italiano. Questo è il punto di partenza. Però deve accettare che in un quello stadio sicuramente certo. No, ma l'analisi di confronto al 60esimo l'analisi al di confronto va benissimo. Però dico tutti uniti perché vogliamo andare a Basilea a vincere. Sì, tutti Michele, uniti. È ora bella le polemiche questa cosa ma allora deve anche no, lui però, cioè, ora tutti uniti ora, la il timing società, è sbagliato. Il pubblico, è sbagliato quando il perde 2-1 al 93esimo. Sì, ci sta convengo, che gli dica, o miste, allora, ammetti tu centro al pis, perché sennò si sta tutta a casa. Tommy, abbiamo vinto loro, oggi. Godiamoci la positività. Loro. Abbiamo vinto contro l'Udinese, non è venuto in campo. Godiamoci questi reputi, andiamo a Basilea al pis. Poi si parla volentieri quello ci vuole però negli ultimi sei anni poi ti lascio finire non ricordo colleghi perché anche Roby nasce allenatore dunque nasce giocatore e allenatore non ricordo colleghi che abbiano fatto meglio lui. Scusa, ma secondo me Pioli ha fatto quello che aveva in mano. Ampliando il panorama. Vero. Roberto? Ho detto che secondo me Pioli ha fatto bene per quello che aveva in mano perché diciamoci la verità negli ultimi anni Italiano ha avuto la squadra più forte degli ultimi sei anni, senza togliere niente agli altri, perché le altre squadre sono state tutte mediocre che avevano negli ultimi Nicchia sei anni. Nicchia Loreto. Poi un'altra cosa, lui squadra dice, di Pioli poi ha vissuto purtroppo anche una grande poi lui tragedia. Dice stiamo tutti uniti, ma il primo che non è unito con la tifoseria, perché parla solo di un pezzo di tifoseria e l'altra lo lascia fuori. Sì, però ma Italiano, azienda, allora, scusatemi, ragazzi, ha perso l'anno scorso Vlahovic.
a gennaio, ha perso Torreira, ha perso giocatore di qualità, e qui siamo ancora a questionare l'italiano. L'italiano sta facendo i miracoli, italiano, secondo Roberto, me questa i miracoli è l'interpretazione che abbiamo dato in studio anche con Tommaso Loreto. Si è risentito anche il coro per l'allenatore, gli hanno sì, fatto anche va il bene, coro. Ma il coro abbiamo sentito, ma i cori si possono anche sentire, sono giusti, fatti al momento giusto, male, mi va bene, dice... però la i cavalli famosa. O i risultati si vedono alla fine. Ha detto bene prima Massi, Inzaghi era criticato fino a ieri, oggi tutti zitti perché sta raggiungendo i risultati. Attenzione, be careful, perché se italiano se italiano be dovesse tanto sì, dovesse spagnolo, raggiungere in spagnolo guidato se dovesse raggiungere risultati positivi qui greco, c'è no, greco mi manca. Greco mi manca. Ragioneria. E se non dovesse vincere niente neanche andare in Europa, che si sì, dirà? Però, rispondiamo a questa domanda dopo la pubblicità. Può succedere anche questo, ho capito, ma... Attenzione alle truffe. Publiacqua non entra in casa tua. Campagna di sensibilizzazione promossa da Publiacqua. Esplorare nuovi territori. Questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili. Il calore naturale per la mia casa. E fibra per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi, Astra, accendi la luce. Qui alla Carini costruiamo porte da garage vicine alle tue esigenze. Dai nostri tecnici avrai i giusti consigli. Dalle nostre officine le migliori tecnologie. Ed i nostri montatori penseranno a tutto con la formula chiave in mano. Felici di essere in Toscana, felici di raggiungervi tutti ovunque voi siate. Le nostre porte da garage, belle, sicure e garantite 10 anni. Carini, stabilimenti e showroom a Monte San Savino, Arezzo. Tanti, diversi, vicini, lontani, legati dall'obiettivo del bene comune. Fede, pronta per una nuova sfida? Prontissima. Vorrei mettere la pettorina a 4 cani in 1 minuto 52,98. Come il mio record. Via. Cobra, vieni. Vinci come me le sfide di ogni giorno con Sustainium Plus e la sua formula specifica a base di vitamine e complesso di amminoacidi. Sustainium Plus, dai energia alla tua energia. E dopo i 50 anni, Sustainium Plus 50 più con Actiful. E Menarini. Pronta per la prossima sfida? Ancora. Sono iscritto in Fiamma per essere consapevole dei miei diritti e farli valere. Perché la condivisione e l'unione di coscienze hanno un valore immenso. Perché il senso civico è al centro della nostra battaglia. Sono iscritto alla Fiamma perché mi piace stare dalla parte giusta. Perché insieme possiamo fare di più. Ho scelto la Fiamma per difendere i miei diritti e dare voce alle mie paure. Perché è lotta, resistenza e ostinatamente antifascista. Campagna di tesseramento Fiamma CGIL. Unisciti a noi. Thank you.
Appena segnato la Juventus, sta esultando proprio in questo momento. Il marcatore Gatti, chi ha segnato? Bremer. Quindi 2-0 allo Juventus Stadium, Juventus 2, Cremonese 0. Tra l'altro ti segnalo che la Cremonese nel girone di ritorno... Vedevo dei grandi abbracci ma non riuscivo a scorgere il volto. La Cremonese nel girone di ritorno sarebbe in zona salvezza. Quindi è partita troppo tardi. Esatto, è arrivato troppo tardi Ballardini. E purtroppo ti segnalo brutte notizie per le toscane in Serie C, perché la Carrarese nei playoff di Serie C sta perdendo 1-0 in casa. Ne parliamo l'Ancona poi tra poco. Per quanto riguarda la Cremonese, dobbiamo dire che tutti gli addetti lavori, però Michele, o gran parte degli addetti lavori, hanno una valutazione positiva però su Alvini, che ha iniziato malissimo comunque l'avvio di stagione, no? La Cremonese non aveva mai vinto in campionato, ma che però dire, molti ne parlano, cioè hanno comunque un giudizio positivo. Io ne parlo bene a prescindere, per due motivi. Come Sarri è venuto da lontano, ha fatto la gavetta, quindi ha portato non sempre dipende una soltanto dall'allenatore. No, ha portato una squadra di tutto cuoio in Serie C, lui e non solamente lui, e merita tutta la stima degli addetti ai lavori. Poi a Cremona, chi metti, come vedi, hanno fatto una squadra di rincalzo, hanno preso il blocco dell'anno scorso e l'hanno messo copia e colla qui, insomma, hanno fatto modifiche. Ricordiamo tra l'altro toscano Massimiliano Toscanissimo, Albini. Ha giocato anche nel Firenze Ovest, a Firenze, diciamolo, perché ha giocato anche nel Firenze a Peretola, dunque è grandissimo Massimiliano Albini. Prima di andare in pubblicità, qual era la tua domanda, Roberto, te la ricordi? La domanda che hai fatto allo studio, se la Fiorentina... No, ho detto, se la Fiorentina, se vince, dobbiamo dare adito all'italiano che ha fatto un altro. Però se putta a caso, che purtroppo può anche succedere, si va in finale di Coppa Italia e si perde, non si riesce ad andare in finale, o si va in finale e si perde e non si va in Europa, credo che bisogna dare il merito all'italiano, però bisogna anche dire che poi la lunga proprio così, bene bene non è andata. E questa è una considerazione. La domanda qual è? Col punto interrogativo finale. Questa. Che succede, insomma? No, che succede? Succede che sicuramente giocatori di una certa importanza a Firenze non ti tornano se non sei in Europa. O in modo non altro. Quindi stagione negativa se non vinci nulla? Questo vuoi... Negativa, diciamo che da essere molto positiva a essere non negativissima, però. Vabbè, paradiso dell'ovvietà questo, però. No, no, è così, ora. No, i risultati sono importantissimi, ha ragione Roberto. Vabbè, prima partita... di andare in pubblicità aveva fatto intendere un po' se la Fiorentina la partita non... a fare Coppa Italia, aspetta, non... siamo nella onesti però League, all'inizio, che stagione è, punto interrogativo. All'inizio Massimo, Fiorentina non aveva obiettivi di vincere né la sua obiettivo di tornare conferenza in Europa, di sì, andare in Coppa di andare UEFA. In Europa sì, di andare, andare in Europa. In Coppa UEFA. Sì, va benissimo, ok, di però fare meglio dello scorso anno ad inizio stagione gli obiettivi. L'obiettivo era questo, no? No, l'anno scorso non c'erano obiettivi. No, di fare meglio dello scorso anno in campionato. No, dico il primo anno. Primo anno non c'erano obiettivi. Quest'anno, ragazzi, anche se tu non vinci niente, la crescita c'è stata. Sì. Ok? Perché tu sei arrivato in finale di Coppa Italia e sei arrivato in semifinale Conference League, secondo me finale. Dunque la crescita c'è stata. Non basta. Non basta, però la Fiorentina non aveva altri obiettivi. Però attenzione. No, no. È che l'obiettivo della Fiorentina era di entrare in Europa. Sì. E questo però, già. Perché attenzione, se tu attenzione, di non no, però attenzione, perché se l'Inter dovesse vincere la Fantacalcio, no? La Champions League, se la Roma o la Juve dovessero vincere una delle due, l'Europa League, vorrei andare avanti, e ci sono gli italiani lì, attenzione, vabbè, ci sta lo spazio, sì. E se la Juve dovesse essere penalizzata, esatto. Se la Juve dovesse, allora la Fiorentina forse se riesce, ora la Roma la vedo difficile in casa qui. Però Torino contro Torino alla pari e l'ultimo col Sassuolo. Attenzione. Si potrebbe andare lo stesso in Europa. Tommaso, rispondi alla domanda di Roberto Galbiati, alla considerazione di dilemma, Michele Fratini. È il dilemma, ma l'italiano. In radio dico sempre che sarà l'argomento sul quale ci scanneremo tutta l'estate, sperando che una coppa ci dia l'accesso all'Europa League. E a quel punto il discorso è chiuso.
Sono d'accordo con Massimo nel dire che il passo in avanti c'è stato, però sono anche d'accordo nel dire che se resti fuori dall'Europa devi ripartire da zero o comunque dallo stesso punto della scorsa estate, quindi un percorso in avanti è, comunque non c'è, perché tu dovevi quantomeno garantirti, se non dico meglio del settimo posto, almeno quel settimo posto che ti confermava la Conference League. Poi magari arriveremo comunque ottavi, in estate la Juve sarà squalificata e riusciremo a confermare la Conference League. Però il tuo obiettivo era migliorare il settimo posto e se arrivi ottavo, a 10 punti dal settimo posto, sei arrivato 10 punti meno il tuo obiettivo, quello che ti eri dato. È vero che raggiungere due finali, se ci riusciremo, è qualcosa di molto importante, è altrettanto vero che sono storie diverse rispetto al campionato, per il numero di partite e per gli avversari. Quindi comunque io mi auguro che la società in estate faccia una valutazione tenendo sì di conto che questo gruppo ha raggiunto una finale e una semifinale europea, ma anche che 38 partite ti hanno detto che questa squadra è lontana 10 punti dall'ultimo posto utile per l'Europa, che è un verdetto abbastanza pesante, abbastanza credo negativo. Che abbia 7 punti in meno dell'anno scorso, mi pare. Sono tanti. E il campionato è chiaro che ti dà il valore reale, perché sono 38 partite contro squadre meno, in Serie A. A due finali che mancavano l'anno scorso. Io sono contentissimo di essere in finale Coppa Italia. Però il campionato. Però si è battuto la Sampdoria, il Torino 1-0. Certo. No, ma infatti. Ma infatti non può è andata bene. Dalla andata, Coppa Italia, non c'è dubbio. Che ho il valore della squadra. Quella finale vuol dire che aveva battuto delle squadre forti prima. La Roma e Napoli. E Roma. Quanta attenzione no, possono avere. In Coppa ti è andata bene. Poi il Napoli ha vinto lo scudetto. Roma e Napoli hanno sbobato la Coppa Italia. Allora è andata bene. È ovvio che la Cremonese sulla carta non sia più forte del Napoli che ha vinto lo scudetto. No, questo mi sembra. Sì, però voglio dire che sia andata bene è fuori da ogni discussione. Sì, perché comunque il Napoli, mi ricordo la partita 2-2 supplementari al 101 minuto mi viene, ha messo dentro Osimhen, Kvaratskhelia, Lobotka, ha messo tutti, perché comunque perdere non gli piace mai a nessuno. Ecco perché io ho paura dell'Inter, sai perché? Perché l'Inter può avere anche come mentalità e come pensiero la finale di Champions qualora ci arrivasse, però poi quando scendi in campo, soprattutto in una finale, cioè, c'è lo stadio pieno, chi vuole perdere? Tommy, però volevo ricordare anche agli amici che ci guardano che l'anno scorso la Fiorentina in Coppa Italia ha eliminato il Napoli e la grande Atalanta, forse mi sbaglio io, però in finale non si è andato l'anno scorso, Atalanta-Napoli fuori casa, fuori casa. Dunque accontentiamoci anche di quello che ma è girata bene, infatti, girata bene. L'unica cosa che dico è che spero si tenga di conto le 38 partite del campionato che hanno un peso diverso anche dalla Conference. Per un bilancio a fine stagione? Sì, perché poi anche in Conference hai affrontato delle squadre, insomma. Una domanda a tutti noi, non voglio rubare spazio alcuno agli amici Friends and Friends, ovvero Erika e Gianmarco. Tra la Conference League e la Coppa Italia, che prendete? Io la Coppa Italia. Ok, vai. Ma l'ho detto già 5 minuti fa. Vai, come gusto della vittoria? Come però gusto della vittoria europea, no? Europea. Mi prendo la Conference. Perdonami, che prendete però, cioè, nel senso che ha più fascino la Coppa Italia, però credi che sia credi che sia più difficile, mi sembra di aver capito, rispetto alla Conference League, o credi che gara secca Coppa Italia sia più semplice? Credo che la Coppa Italia, che è snobbata sempre da tutti, ma fino ai quarti di finale, è snobbata anche dalle grandi squadre, ma poi siccome l'ho vissuta dentro a certi ambienti, non è snobbata come sembra. Quindi ha più chance comunque la Fiorentina di vincere la Coppa Italia rispetto alla Conference League? No,
No, sto dicendo che è più importante secondo me se vinci la Coppa Italia. Capito, infatti volevo fare questo distinguo. No, dal mio punto di vista. Scegli la Coppa Italia, però non credi che sia che abbia più chance, perdona Michele, non credi che abbia più chance la Fiorentina di vincere la Coppa Italia rispetto alla Conference League? Io sono di quelli che pensa che la Fiorentina le possa vincere tutte e due, ma l'ho detto già un mese fa, lo confermo anche oggi che abbiamo perso 2-1. Tommaso? Sono d'accordo. Quale competizione ha più fascino? Ha maggior prestigio la Coppa Italia se la vai a vincere. Se poi vuoi un parere mio personale, io un bel festeggiamento europeo forse. Anch'io. Poi immagino già il ritorno da Roma e una notte di caroselli sarebbe bellissimo, però vincere a Praga è comunque una Coppa Europea. In quale competizione ha più chance secondo te la Fiorentina di successo? Ma vedendo quest'Inter oggi come oggi forse meglio provare a battere il Basilea e poi o il West Ham o l'Alkmaar. Roberto? Ma io credo che percentualità di vincere la Coppa Italia credo che sia sui 30%. 30? Sì, vedendo oggi l'Inter come accidenti in questo momento qui. Ha più chance in Conference? Conference farei un 45 per... perché sono buono. Stiamo dando i numeri, via. 45 no. Conference, 30% Coppa Italia. Sventagliata di messaggi, Erika? No, facciamo rispondere anche Michele Fagnini alla sua domanda. Io tutta la vita non ho giocato veramente come Roby e Massi a alti livelli. Io prendo la Conference League perché a livello europeo, come ha detto Tommaso, è una sensazione diversa. Ma in quale competizione? Meglio già le macchinate per Praga. Cioè, però secondo te in quale competizione? Perché le macchinate se vince con l'Inter non ci sono? Sì, ci sono, ci sono sicuramente, però non lo so, l'Europa è un'altra cosa, Massi. Sì, ma non la Conference League. Non lo puoi dire, hanno solo vinto la Roma. Cioè, ma la Roma perché c'era quel Santone che l'ha fatta diventare dai Michi, dai su. Hai ragione, però non è la Conference League, secondo me condivido con ma certo Tommy. Che ha il suo fascino perché comunque porta anche dei soldi, porta visibilità, ma ci mancherebbe altro. Ma se tu batti l'Inter o vinci in finale, è chiaro che il tifoso non è che può scegliere. E il tifoso vorrebbe vincere tutte e due o si accontenta tra le di una. Stiamo dicendo tutti che forse la Conference è più alla nostra portata. Ora, ma io non la vedo. Se la Fiorentina fa la gara, la Fiorentina con l'Inter ha sempre giocato la palla. Secondo te la Fiorentina quindi ha più chance in Conference League rispetto al Coppa Italia? Sì. Messaggi? Ci vorrebbe quell'attaccante con capelli lunghi, argentino. Una partita potreste chiamarlo ancora. Ogni tanto quando vedeva l'Inter un po' perdonava. Con quello ci è anche andato. L'altro giorno abbiamo fatto la puntata speciale insieme a Stefano Cecchi. Ci è andato, però è stata una parentesi abbastanza triste. Stata a Roma ha vinto lo scudo. Insomma, all'Inter andava dopo. Sono stati 4-5 mesi abbastanza triste. Abbiamo fatto una puntata speciale con Stefano Cecchi e tutti da casa ricordavano appunto quella semifinale con l'Inter, con di Pagliuca, con la Pagliuca. Lì. Coppa o campionato, lui lo vedeva nell'azzurro. Era il top del top del top. C'eri, no? Che poi sì, c'ero, però dico... Allora, ti dico la verità, la vittoria di quella Coppa Italia, ora tutti non se la ricordano, però ci sono state le prime partite che sono state quelle meno clamorose, cioè ad Ascoli, campi difficilissimi, a Lecce, tutto in trasferta, dove personalmente avevo contribuito parecchio, no? Poi dopo io ho avuto un infortunio e poi è entrato lui che le ha vinte da solo. In quelle, però ci sono state prima andare a giocare ad Ascoli, a Lecce, erano campi veramente tremendi perché erano partite secche. Poi infrasettimanale. Bravissimo, notturna. Bravissimo. Erano partite, però poi dopo chiaramente davanti tu c'avevi le ha vinte proprio lui. È vero. Cioè non è che le ha vinte la squadra, sì, sicuramente è una buona squadra, ma le ha vinte lui. Che dice datemi la palla che poi faccio un flash di quello. Ricordiamo a questo punto anche lo speciale La Grande Notte del 96, potete vederlo su Toscana TV a cura di Stefano Cecchi in avvicinamento alla finale di Coppa Italia tra Fiorentina ed Inter in programma il 24 maggio all'Olimpico. Sì, non ci stancheremo mai di chiedere un flash di quella serata, se tu chiudi gli occhi e li riapri, di quella serata o una di quelle serate, ora la mente va alla serata di ritorno da Bergamo. E quella, quando tu sali le scalette e vedi 40.000 persone, onestamente, non per fare il paraculo, perdonatemi il termine, ma cosa vuoi di più?
Cioè, voglio dire, per una Coppa Italia, tu alle 4 del mattino, dopo 5 ore, trovi 40.000 persone allo stadio. Io credo che solo qua possa succedere. Io c'ero, io tornavo da Bergamo. Ricordiamo sempre che a Bergamo c'è stata anche la doppia partita fuori dallo stadio, giusto? No, infatti lui diceva che immagini, paura, scappare, le immagini, ho i mattoni, quelli rossi, sai, i cerchietti. C'è stata una battaglia. Perché tiravano i mattoni, però vabbè. È stata una super battaglia. Ma fino a che ora siete stati? No, noi tra doping una cosa e l'altra, perché poi dopo beccavano sempre me a fare il doping e a me non... l'antidoping, no, perché... Sì, no, l'antidoping, sì. No, perché altrimenti... No, certo, certo, però purtroppo... No, purtroppo c'era chi riusciva e chi non riusciva, io non riuscivo, dunque facevo aspettare delle ore. Ma era una cosa risaputa, infatti quelli che sorteggiavano gli dicevano ancora me. E gli uomini dell'antidop dicevano: ma cavolo, quando vedete il mio numero buttatelo via, non ho neanche giocato titolare e stavo delle ore e dunque birra, acqua, camminare scalzo, dopo due ore chiaramente riuscivo e tipo siamo partiti alle 2:30 e siamo arrivati alle 4 a Firenze. E a Nanna quando siete andati? Non siamo andati a Nanna. Avete fatto altro. Però dopo le 5 non si può più raccontare. Piccolissimo break, piccolo piccolo, tra poco. Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ad assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. Fede, pronta per una nuova sfida? Pronta! Dovrai chiudere gli scatoloni di un trasloco in 1 minuto 52,98. Come il mio record! Via! Vinci come me le sfide di ogni giorno con Sustainium Plus e la sua formula specifica a base di vitamine e complesso di amminoacidi. Sustainium Plus, dai energia alla tua energia. E dopo i 50 anni, Sustainium Plus 50 più con Actiful e Menarini. Pronta per la prossima sfida? Sì, la casa è a posto. Vieni a cena nei prossimi giorni. Ah sì, i pavimenti, le porte blindate, il rivestimento delle scale, gli infissi. Tutto di Tropical Parquet. Realizzano ogni tipo di personalizzazione, fornendo materiali e posa in opera. Sono in via Livorno, a Firenze. Sul sito trovi tutte le informazioni. Tropical Parquet. Un parquet così bello che non vorrei coprirlo con niente. L'estate è alle porte. È tempo di pensare al benessere tuo e della tua famiglia prima dell'arrivo del caldo. Scegli un sistema di climatizzazione di ultima generazione. Ecosoluzioni ti propone prodotti ad alta efficienza in classe AAA, anche in riscaldamento, per il massimo risparmio energetico e rispetto dell'ambiente. Contattaci senza impegno. Ti consiglieremo l'impianto giusto per la tua casa, che potrai finanziare interamente a tasso agevolato a partire da un euro al giorno. Ecosoluzioni. Innovazione, estetica, risparmio, con un team di specialisti.
Sagrasti, via Francesca Santa Maria Monte Pisa. Ah, quante belle serate hai passato sul divano con il tuo amico, davanti al televisore. Ora che è diventato vecchio, non abbandonarlo. I rifiuti RAE non si abbandonano. Piccoli e grandi elettrodomestici vanno conferiti correttamente. Scopri come sul sito aliaserviziambientali.it. Non costa nulla. I RAE vanno conferiti correttamente. Non si accettano rifiuti. In vista della partita di ritorno a Basilea, in Svizzera, contro il Basilea, l'atto per cercare di raggiungere per la Fiorentina la finale di Conference League, ecco la lavagna tattica di mister Garbiati. Chi vince? Qual è la lavagna tattica di Garbiati? Allora, stasera facciamo finta di essere nella stanza dei bottoni di Italiano, Italiano alias Garbiati. Cosa dici ai tuoi 11 per andare a ribaltare il risultato a Basilea? Innanzitutto fai giocare Jovic? No, lo togliamo, fai giocare proprio. Cabral. Vai, allora, non cambiamolo credo subito. Perché io credo che Jovic... Cabral. Credo che giocherà l'ultima partita di campionato per farlo contento. Da come sei capito oggi. Quindi via Jovic, Cabral. Sì, Cabral e poi giocheranno quelli che hanno giocato. Io credo che giochino Quarta e Milenkovic e non Igor. Quindi secondo togliamo me. Igor, mettiamo Milenkovic, perché Garbiati mette Milenkovic, poi... D'accordo. E poi invece credo che giochi Saponara e non Iconè. Quindi via Iconè e mettiamo dentro Saponara. Secondo me. Inizialmente. Okay. E a cosa deve fare attenzione la Fiorentina? Saponara a sinistra e Nico a destra. Saponara a sinistra e Nico a destra. A cosa deve fare attenzione Roberto la Fiorentina secondo te in particolar modo, visto cosa ci ha fatto vedere il Basilea all'andata? Innanzitutto il Basilea non si schiererà così, ma giocherà con un 3-5-2 3 o 3-5-1-1 5 un po' come ha giocato oggi l'Udinese. Non trae inganno, come abbiamo detto prima, il 6-1 di oggi del Basilea, perché ha giocato in un... Così? No, ha giocato in un sistema di gioco molto particolare, con un 3-1-4-2, con tutti i giocatori differenti da quelli di... C'era solamente Lang di quelli che hanno giocato qui giovedì. Perciò era una squadra molto chiusa, ancora più chiusa di quella che era qui a... A Firenze partiranno molto bene in contropiede, giocheranno molto bene sulle fasce. Noi credo che dovremmo cercare di allargare molto i due centrali di difesa. Quindi. Perché se no, se li teniamo lì, diventa un grosso problema passare per noi. Quindi agire molto sulle fasce con le catene. Dovremmo giocare di molto bene di sinistra. Con le accoppiate di fascia molto bene, nel Quindi. Senso che secondo me... A differenza di come gioca sempre Italiano, che fa giocare questi per farli entrare, secondo me loro dovrebbero stare molto più larghi per cercare di far entrare qua dentro loro, per i far due entrare esterni. Dentro Dodò e Biraghi, esatto. Dall'altra parte. Quindi secondo molto sì. Larghi sia Saponara che Nico Gonzalez per favorire le incursioni, così tenendo diciamo... No, ma in realtà la Fiorentina questo movimento... degli esterni bassi che entrano da mezzala lo fa già Dodò lo fa no, spesso lo fa altro, no dico più che altro però adesso loro fanno più altro Dodò lo fa quando lui sta qui sì però appunto di solito... il problema sai qual è no io dico il problema è che a Nico ad esempio che ora è criticato da tutti da ho sentito corre troppo spreca troppo e arriva sempre stanco poi in fase offensiva. È uno che secondo me deve stare sugli esterni e sfruttare le sue caratteristiche. Invece lo vedi spaziare in tutto il campo, delle volte lo vedi in fase difensiva al posto di Dodò, cioè spreca troppe energie. Secondo me dovrebbe stare un pochettino più largo e sfruttare solamente la parte difensiva. Evidentemente
è un po' il suo modo di giocare, è quello che gli chiede anche l'allenatore, perché italiano, ragazzi, chiede tanto ai suoi giocatori, non è un allenatore che chiede poco, no, certo. Da un punto di vista fisico chiede degli sforzi troppo, delle volte anche esagerati, e in questo caso secondo me un tipo come Nico Gonzalez lo mette in lucidità, bravo, se gli fai fare movimenti interno, poi va a coprire, perché delle volte, quante volte lo vedi da quarto difensore andare in scivolata oppure a centrocampo fare un recupero, è un giocatore che dà tanto da un punto di vista dell'intensità, però poi dopo davanti non puoi essere lucido. Chiaro. Chiaro. Grazie a Roberto Galbiati e la sua lavagna tattica. Andiamo velocemente nelle categorie inferiori, prima la Serie B. Sì, Gianmarco, allora diamo uno sguardo a quello che è accaduto in Serie B con i risultati e la classifica, con il pareggio tra Brescia e Pisa. Il Pisa muove la classifica dopo 4 sconfitte consecutive, ma solo di un punto. Pensate, l'ultima vittoria del Pisa risale al 18 marzo contro il Benevento. Benevento che invece adesso è matematicamente retrocesso, la squadra di Vigorito ha vinto 2-1 in rimonta contro il Modena, ma insomma il pari del Brescia lo ha condannato alla retrocessione, dicevi giustamente, Massimo, tu l'hai detto? Sì, sì. La SPAL. No, dico Benevento e SPAL che erano in Serie A veramente. Posso anche pensare alle difficoltà economiche che potranno trovare queste società nel ripartire in Serie C, cioè se dovessero saltare da un punto di vista proprio da societario non sarei stupito. SPAL che è la prossima avversaria del Pisa nell'ultima giornata di campionato. Andiamo in Serie C velocemente? Andiamo in Serie C, Erika, sì. Andiamo in Serie C, andiamo a vedere cosa è successo. Con il secondo turno playoff, iniziamo però dai playout. Allora, purtroppo registriamo il pareggio del San Donato Tavarnelle con l'Alessandria dopo la sconfitta invece in casa proprio al Brilliperi, e quindi purtroppo il San Donato dice addio alla Serie C, no Massimo? Sì, un grande dispiacere perché avevano costruito un gran bel lavoro, hanno vinto il campionato l'anno scorso anche se erano i favoriti, però insomma sempre una realtà piccola, l'hanno difesa con veramente i denti fino alla fine, poi il play out con l'Alessandria le ha condannati. Dispiace perché comunque ieri addirittura vincevano, poi dopo sono peccato, stati raggiunti. Perché erano anche riusciti ad aprile, a un certo insomma, punto sembrava che fossero dalla sì, zona sì, retrocessione. Esatto. Purtroppo saluta anche il Pontedera in playoff, in zona sì? playoff, saluta la possibilità di promozione il Pontedera. Pareggio 1-1 contro il Gubbio, però in virtù del miglior posizionamento in classifica, di fatto il Pontedera saluta la stagione. E purtroppo saluta anche la Carrarese. Ancona questa sera finita, in campo, com'è finita? Finita purtroppo a Carrara 0-1, quindi passa l'Ancona. Peccato perché anche la Carrarese si era resa protagonista di una stagione veramente molto positiva. Serie D invece, sì, andiamo Erika. Subito a vedere le immagini del Livorno. Sì, derby oggi toscano, derby playoff tra Pianese e Livorno, purtroppo finito malissimo per il Livorno che anche in questo caso saluta i playoff di Serie D, la Pianese che si è imposta, scusa Tommaso? È Diouf di Basilea. Stesso gol, vero? Uguale, l'ha fermato il primo gol della Pianese, sì. Sì. Ma scusa Gianmarco, molto velocemente, ma il cambio di proprietà c'è stato o no? C'è stato il cambio sì, di proprietà. Era brasiliano al posto di Toccafondi, è venuto... Okay. Un mese fa. Con grandi ambizioni di tornare in Serie B nel giro di 5 anni. Sì. Insomma, se l'è presa abbastanza comoda. Però c'è una cosa un po' si può dire, poi riprendete, che in Toscana c'è una vera preoccupazione ora, perché basti pensare che il San Donato, speriamo che nei ripescaggi, Montevarchi, il Siena, speriamo che riesca ad andare avanti perché non si sa ancora. No. Dunque queste tre professioniste non ci saranno più, dunque anche fare campionati nel settore giovanili è difficile, diventa difficile. Perché ricordiamo campionati professionisti, diventa difficile. Dunque, ricordiamo giusto per a completezza di questo di quanto tu dicevi che il Siena comunque ha avuto è arrivata la sentenza e sono stati dei punti di penalizzazione, quindi la Recanatese ha giocato i playoff sì. Però è stato subito eliminata e il Siena era rimasto fuori e dall'8 di questo mese ha rotto le righe
finendo la stagione, cioè quest'anno. Saluta anche la Pistoiese, purtroppo la possibilità di salire in Serie C. Per fortuna è arrivato l'Arezzo, dai. Esatto. Sì. Continuano invece Poggi Bonsi e Pianese, l'abbiamo vista ora nella vittoria con il Livorno. Andiamo al gong, Erika, così abbiamo... sì, abbiamo esaurito andiamo al gong, dai. Andiamo al gong. Allora, il gong, i temi di stasera da affrontare velocissimamente sono l'Inter di Lukaku, che continua nel suo periodo positivo. Prossima l'abbiamo detto della Pistoiese, giusto? Detto anche della Pistoiese. Perfetto. Inter di Lukaku, Pogba. Uscito infortunato oggi, back. Davvero, e continua il calvario di questo ragazzo, è entrato dopo 20 minuti, è dovuto uscire per una ricaduta. E l'altro volto della semifinale di Champions League, Carletto Ancelotti, il Milan che si prepara al ritorno dell'Euro Derby dopo il confronto con Pioli e la curva, e poi la Roma di Mourinho che oggi pareggia, testa già Leverkusen, via coi temi. Vabbè, la tipica espressione inconfondibile di Ancelotti, l'abbiamo proprio scelta appositamente. 40 secondi, scegli velocemente Roberto. Io Carletto. Ancelotti, 40 secondi per Roberto. No, perché Carletto ormai viene dato come spacciato, no? Perché il Manchester City è quello che dovrebbe vincere la Coppa dei Campioni. Io invece non ci credo molto, perché credo che Carletto sia il più grande allenatore che c'è, altro che Mourinho e altri allenatori, perché è un grandissimo gestore di spogliatoio e di squadre di calcio, non è un allenatore ormai, lui è un gestore, perché in quelle squadre lì bisogna essere grandi gestori, e questo è quello che sa fare, e credo che gliela incarterà anche stavolta al Manchester. Aggettivo gestore. Gestore, un grande. Michele, cosa scegli? No, ma non per andare, ha ragione lui sicuramente sul blasone di Carletto Ancelotti. Io prendo l'Inter invece. 40 secondi. L'Inter, perché l'Inter alla fine, questo allenatore giovane, per la grande Inter, la società sta dimostrando di valere. Dunque sta andando contro tutti, l'opinione di tutti, grande Inzaghi, Inter. C'è Fiorentina Inter chi vince? No. Fiorentina Inter, dico Fiorentina, però dico, ho visto la scheda lì di Lukaku, dico Inter, ho detto Inter in quel senso lì. No, ma la domanda è, poi, successiva ai tuoi 40 secondi, sì. Tra Fiorentina e Inter chi vince secondo te? Ma deve vincere la Fiorentina, deve vincere Donna, la Fiorentina. Che domande cosa brutte che fai veramente. A Toscana TV, cosa vuoi dire? Le domande ormai vince la Fiorentina, però contro la squadra più in condizione del campionato, la vedo dura, speriamo bene, è normale. È normale che io debba dire a Fiorentina? No, la risposta è che sportivamente parlando, vabbè, l'Inter è molto difficile affrontare per qualsiasi squadra. L'Inter in questo momento... Aggettivo per l'Inter, veloce. Pensaci. Ultimamente, superlativa. Superlativa. Tommaso, cosa scegli? 40 secondi. Prendo il Milan perché si fa molto presto a dare il diavolo per spacciato. Non so quante vite ha il diavolo, se come i gatti 6 o 7. Però anche in semifinale con l'Inter voglio vederli abbandonare la Champions. E quindi occhio appunto a darli per finiti, il che potrebbe anche essere un problema in ottica Inter-Fiorentina, perché secondo me se l'Inter lascia la Champions arriva a Roma ancora più vogliosa di far sua la Coppa Italia, quindi bisognerebbe che il Milan uscisse fuori, però è duro a morire. Abbiamo detto Tommaso, ovviamente direttore di Radio Firenze Viola, però scrivi anche sul Corriere Fiorentino, sì. Cosa uscirà, cosa leggeremo domani? Domani resoconto del match e ovviamente poi il focus su tutte le parole che, come abbiamo capito anche da parte di italiano, un po' hanno fatto discutere, poi la qualità che ha deciso la partita, Bonaventura e Castrovilli, due marcatori. Massimo, allora, la tua scelta. Roma, 40 secondi. Lì sarei un po' cattivo, dunque non mi va di, perché non lo sono. E allora, non sono un estimatore di Mourinho dal punto di vista del gioco, però devo riconoscere che ha dato un'identità alla sua squadra. Quando la vedi giocare, gioca col cuore, gioca con veramente quella fame che ti fa arrivare a raggiungere degli obiettivi, anche se non hai quella qualità che magari ti aspetta. Almeno in Coppa dimostra di essere veramente una squadra bella da seguire,
e devo dire che merita tutto quello che sta avendo da un punto di vista del campionato. Poi l'allenatore, ti può piacere o no, è un altro discorso, però lui ha trasmesso questa cosa e dunque l'aggettivo, visto che non sono andato a scuola, mettetelo voi. Ah, dai, facciamo dare a Fratini che stasera è in forma. Non mi piace, non lo dico io, ti piace dare gli aggettivi. No. Sublime. Sempre con su. Sì, beh, però lui i suoi sono troppo di classe. No, io che volevo... di classe, ragazzi, avevi te in campo, non io, avevi te in campo, ragazzi. No, io ragazzi no, ho gli amici del gruppo della chat. È arrivato il momento dei saluti, l'appuntamento ovviamente con la Fiorentina è giovedì contro il Basilea, appuntamento anche su Toscana TV con lo studio di Giacomo Guerrini, domani continua però Casa Viola sempre alle 21. E io ringrazio questa sera ovviamente Federico Salvi, Francesco Vivoli, ma anche Samuele Salvatori, Leonardo Aloè. Grazie agli ospiti di questa sera, Michele Fratini, Roberto Galbiati, Massimo Orlando. Ciao, e ragazzi. Tommaso Toledo. Grazie Gianmarco. No, che non me ne voglio. Un saluto grandissimo a Jacopo Galbiati, che è un grandissimo direttore. Tu non so se si rapporta con lui, con Roberto, no. Però il figlio è veramente un grande direttore. Fa tutto Erika, lui. Fa la strada, lo tra dico io. Fan, saluta questo anche Michele Misuri, tra i tuoi tantissimi fans che ti chiede di salutare. Saluta Michele Misuri, che tutte le volte è lì. Grazie a Michele Misuri, a tutti coloro che ci seguono ogni settimana con così tanto affetto.